Salve a tutti, bentrovati. Ci troviamo al Teatro Massimo Troisi, qua fuori grotta, per un grande evento, la presentazione del nuovo album di una grande star, una grande artista che io voglio veramente tanto tanto bene. Si chiama Giusy Attanasio. Attanasologia 1.0, qualcosa di veramente bello, particolare. Quanta gente questa sera in questo teatro bellissimo, ricordando un grande Massimo Troisi, c'è, mannaggia la miseria, ma noi questa sera abbiamo veramente una grande artista che io la voglio veramente bene. Quindi tanta gente, un bel flusso, ma io vado subito praticamente a intervistare un grande personaggio, un grande maestro, un grande arrangiatore, ma che volete di più? Il mio grande amico Alberto Costa. Maestro, buonasera. Ciao Renato, buonasera a tutti quanti. Sono contento di questa cosa, devo dire la verità, una cosa fatta bene, complimenti a te. Sì, poi comunque la produzione, Peppe Di Donato, quando ci si smette fa le cose fatte bene. Niente, cosa dire, dare tanti auguri all'artista, perché è una delle artiste brave di Napoli. Niente, io ho curato tutti gli arrangiamenti come sempre, e che dire, no, quando si lavora con artisti brave, praticamente, che sono brave, tutto riesce alla grande. Vabbè, tu sei, dico la verità, tu sei veramente un grande maestro, tu sei veramente uno dei grandi. Nell'occasione io voglio salutare l'editore Angelo Lucciero con tutta la sua bella famiglia, Anna Rita, le gemelline, che ci stanno guardando. Grazie di questa diretta in tutta la Campania, Napoli, Benevento, Salerno, Caserta, Avellino, tutta la Puglia praticamente, e poi siamo anche sul canale Medjugorje, Albania, Romania, Sicilia e Calabria, quindi c'è veramente qualcosa di bello. Io ringrazio veramente questo grande maestro, perché poi diciamo, questo disco, Attanasio Teologia 1.0, ci sono 19 tracce inedite, vero? Sono 19 tracce, quindi tutti i fans si possono divertire in questo lavoro. Bel lavoro, è tutto suonato dal vivo, con grossi maestri d'orchestra, bravi autori, e niente, c'è tutto. Tutto, speriamo che piaccia a tutti quanti come sempre. Vabbè, ma poi questa sera noi abbiamo un number one che praticamente è il maestro Alberto Costa, che poi lo dobbiamo sempre salutare per una cosa che è fatta a Natale per Partenope TV. È stato un capostipite di una cosa che abbiamo fatto a Natale, penso che te lo ricordo. Qual è questa cosa? Sì, è stato un grande brano che hanno partecipato tutti i grandi della canzone napoletana, anche Giusy Attanasio. Sì, e niente, quando si fanno le cose belle io sono il primo a stare avanti per le cose fatte bene e professionali. E poi io voglio ringraziare il maestro Alberto Costa, perché quando si fanno spottini il maestro mi chiama sempre, io lo voglio bene. Grazie maestro, a tra poco voglio anche Peppe. Ok, grazie a tutti quanti voi e un buon ascolto. Grazie al grande maestro Alberto Costa, grazie veramente di cuore. Quanta gente questa sera al Teatro Massimo Troisi a Fuori Grotta Napoli per questo evento veramente importante, particolare. Tanta gente, c'è proprio un firmacopia dove praticamente i fan diamo tutti questi dischi, praticamente firmeremo, parleranno con questa grande artista Giusy Attanasio, e io ringrazio praticamente tutte le persone che in questo momento stanno arrivando nel teatro. Io adesso in questo momento vorrei chiamare, sta quasi per arrivare, vorrei chiamare proprio il marito di Giusy Attanasio, Peppe Di Donato, ancora un'altra bella persona qui questa sera praticamente al Teatro Troisi qui a Fuori Grotta, qualcosa di bello. Allora Peppe, dove sta Peppe Di Donato? Lo chiamiamo, grazie a tutte le persone che stanno arrivando qua in teatro, ne sono tante tante tante, eccolo qua, ciao grande Peppe Di Donato, ciao. Ciao, buonasera. Che ciao. Bello, devo dire la verità, veramente una gran bella organizzazione, tu quando fai qualcosa lo fai sempre bene. Grazie, grazie. Ovviamente, insomma, cerchiamo di fare le cose quanto più professionali possibile. Questa è una presentazione del nuovo disco di Giusy, Attanasologia 1.0, sì, 1.0. E, 19 tracce inedite. 19 tracce inedite, un disco bellissimo, arrangiato e curato dal maestro Alberto Costa. La voce è di Giusy Attanasio. Abbiamo preferito il teatro Totò giusto per dare valore al lavoro che abbiamo fatto da un anno e mezzo a questa parte, e abbiamo avuto la fortuna e ne siamo onoratissimi di stare in diretta su Partenope TV. Su Partenope TV, dove io mando un bacio forte forte e un ringraziamento al grande amico mio Angelo Lucciero, nonché a te. Grazie Peppe, a tutto lo staff. E sono emozionato perché
ogni lavoro che esce di Giusi c'è sempre... c'è sempre un'emozione, è come una prima volta, diciamo, è vero? Eh sì, è perché vuol dire che una famiglia sta sempre accesa. Ma poi Giusi è una persona stupenda, è genuina, è speciale come te. Io ti ringrazio veramente di questo collegamento. Adesso se mi chiami ancora qualche altro artista, volevo un po' di sì. Gennaro, Nico Desideri, vabbè, io... va bene. Mi sta facendo ricordare gli anni indietro, non sei cambiato per nulla, anzi ti sei veramente... ringiovanito, no? No, qualificato, a prescindere che ti sei ringiovanito, ma proprio riqualificato. Ti ringrazio Peppe, dopo ti regalo 200 euro, te li regalo veramente di cuore. Peppe Di Donato, marito praticamente di Giusi Attanasio, questa sera sarà veramente una gran bella festa, una mega festa fantastica, la presentazione del nuovo album Attanasologia 1.0, qualcosa di bello e tanti fan per Giusi Attanasio. Ciao Peppe, a dopo. Grazie, ciao ragazzi e buon divertimento. Che bello, per tutti gli spettatori, tutte quelle belle persone che ci stanno guardando da casa, c'è qualcosa di bello, di particolare di questa grande artista Giusi Attanasio. Poi tra poco andiamo a intervistare altre belle persone, per tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando da casa, tutti gli spettatori, siamo in diretta televisiva da Partenope TV, canale 188 in tutta la Campania, 190 la Puglia e poi anche sul TV Međugorje. Quindi noi ci stiamo affacciando in tutte le case vostre senza bussare alla porta proprio per farvi vedere questo spettacolo. Sono esattamente le ore 20:53 in diretta televisiva, non è niente di registrato. Partenope TV, ringraziamo sempre l'editore Angelo Ucciero. Voglio mandare un bacione anche a mio figlio Ciro. Ciao Ciro, ti mando un bacione bello a papà. Allora andiamo un attimino con altri artisti, da poco li andiamo a chiamare. Subito. Io cerco praticamente di, mentre che le immagini facciamo vedere un po' il teatro, io cerco di acchiappare altri artisti per quanto riguarda questa bella diretta televisiva. Eccola qua, volevo qualcuno. Adesso c'è un po' di sottofondo, un po' che parla un poco, eccolo qua, chi dobbiamo acchiappare? Sta arrivando Stefania Lai, che bello, Stefania Lai, sta arrivando anche lei, questa grande artista della canzone napoletana, io l'ammiro come donna, come artista e poi un'amica, quelle amiche di sempre. Eccola qua, Stefania, eccola qua, la nostra bella dal Teatro Torino, Stefania Lai, eccola qua, ciao Stefania. Buonasera a tutti ragazzi, grazie. Che dire? Tu sei un prezzemolino, sempre tu, sempre tu. Un po' più indietro ci dicono, ecco qua. Allora, innanzitutto voglio fare i miei in bocca al lupo alla mia carissima amica Giusi Attanasio per il suo nuovo lavoro discografico e come ogni anno lei ci delizia di queste novità e ovviamente poi dico che insieme saremo anche al Pala Partenope l'11 aprile, ti ho anticipato, ti ho rubato la polpetta dal piatto. Ma tu sei brava, sei una persona simpatica, sei stupenda, sei una persona dolce, anche Luca, non è che, ma tu sei una persona che vale. Io sono contento proprio praticamente questo tris tra te, ovviamente Giusi Attanasio e Nancy Coppola. Nancy. Fate una bella cosa, so che già è sold out, già mi dicono che praticamente... Quasi, manca pochissimo. Stefania, ma io volevo sapere una cosa. Che vuoi sapere? Nuovi progetti per Stefania Lai, togliamo il Palapartenope. Ma nuovi progetti, vabbè, ora è uscito il nostro trio, ci sarà il Palapartenope, più nuovi progetti di questi. Poi dopo, in futuro, vediamo un attimo, stiamo lavorando dietro le quinte. Lei è Stefania Lai, lei è una number one, una bella principessina napoletana, va bene? Bocca al lupo Giusi, ti voglio bene. E un saluto al mio carissimo amico Luca Di Stascio. Ciao Luca, sei bella! E allora ancora a tutti gli spettatori da casa, andiamo ancora con qualche altro artista, tra poco praticamente chiamiamo anche Nico Desideri, io mi sposto un attimino, se... Adesso ci spostiamo un po' tra il pubblico perché è veramente qualcosa di bello questa sera qui al Teatro Troise di Napoli per questi grandi eventi, per questi grandi artisti della canzone napoletana. Volevo acchiappare un po' di persone, tra poco cerchiamo di acchiappare tutti quanti. Eccolo là, Nico Desideri di là, gentilmente eccolo qua. È Nico Desideri che adesso lui mi raggiunge. Io volevo parlare ancora con questo grande personaggio della canzone napoletana. Partenope TV per tutti gli spettatori, per tutte quelle persone che ci stanno guardando da casa, canale 188 in tutta la Campania, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta, Napoli, tutta la Puglia, Međugorje, insomma siamo anche sul sito www.partenope.tv. Eccolo qua, sta arrivando anche qui vicino a me per questa bella diretta televisiva da Partenope TV dal Teatro Troise di Napoli per il nuovo album di Giusi Attanasio, il mio carissimo amico Nico Desideri, amico di sempre. Ciao Nico! Ciao Renato! Tutto a posto? Siamo in diretta televisiva? Tutto è bene, grande. Ah, siamo in diretta? In diretta televisiva. Benissimo, su Partenope TV. Non è registrata, è la diretta, ci stanno guardando la Puglia, la Campania, tutti quanti. E questo mi fa piacere perché io con te diciamo ho lavorato tanto. Partenope TV live con Giusi Attanasio, con la presentazione del CD.
Number one. Sì, ma anche tu sei un number one. Ma parlami un po' di te, Nico. Io so che tu sei bravissimo. Di te c'ho tante cose, perché ho lavorato tanto con te per le feste e sono onorato perché sei stato sempre un buon amico, una bellissima persona. E poi però io parlavo con tuo fratello. A noi ci ha diviso un po' il lockdown, perché fino a 2 anni fa lui era presente in tutte le piazze che facevamo io e i miei figli, e non solo. Anche... Era il presentatore ufficiale di Nico Desideri, è vero, è vero. Sì. Ci siamo divertiti. Io parlavo proprio con tuo fratello Angelo, ho detto mamma mia quante belle cose che facevamo, quante belle... perché poi sì, ma ritorneremo a farlo, alla fine ci riunivamo tutti quanti, perché a tutti quanti piace un mangiare, Nico te dire, quando finivamo tutti insieme a mangiare, giusto. Quindi noi siamo contenti anche tu questa sera a onorare praticamente questa grande artista, però parlami un po' di te, imminente per allora, Nico te dire. A breve uscirà proprio un brano con Giusy Attanasio. Ah sì, già sapevo. Giurama. Un grazie a Giusy e un grazie agli autori che sono bravissimi, Nino Golino e Mimmo Sarti. Sono due grandi personaggi, bravo veramente. Io voglio salutare anche i tuoi figlioletti, che diciamo che mi sono cresciuto, Salvatore e Giuliano, speciali, mi ricordo da piccolino quando li che bella cosa ci facevano. Sono contento proprio. Sei in diretta, ci stanno guardando. Ciao Giuliano, ciao Salvatore, siamo in diretta, ci stanno guardando. Grande, grande, ciao ragazzi. Dico, io voglio mandare un saluto per Angelo Ucciro. Posso? Ci sta da casa, ciao, ci sta Angelo, guardando. Un bacione grande, ci vediamo presto. Ma sicuramente faremo qualcosa di bello con Nico, anche qualche diretta televisiva dal teatro. Poi tu sei abituato nelle feste. Iniziamo quando prima. Ok, signore e signori, Nico Desideri, un number one. Number one, grazie Nico Desideri. Un bacio a Giusy Attanasio, in bocca al lupo. Ciao. Grazie, 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 grazie Nicola, ti voglio bene. Io voglio acchiappare altri personaggi per quanto riguarda Partenope TV. Mi sposto un po', ovviamente, tra il teatro. Vorrei chiedere un attimino a Peppe, mi puoi beccare un attimino Angelo Di Gennaro? Il maestro Angelo Di Gennaro volevo un po' tra di noi, lo stavo cercando perché questa sera ci sono veramente tanti artisti, tanti personaggi. Eccolo qua, sta là, lo vado a chiamare per questa bella intervista che gli dobbiamo fare. Partenope TV, canale 188 in tutta la Campania, siamo all'attesa di questo grande concerto, tanta gente qui questa sera per anche il film cover di Giusy Attanasio, Attanasiologia 1.0, è il nuovo disco di Giusy Attanasio, praticamente ci sono 19 tracce inedite con tanti tanti autori veramente. Io in questo momento stavo chiamando un attimino Angelo Di Gennaro, lo vado un attimino di là, cerco di chiamarlo perché ci sono veramente tanti artisti, cerchiamo un po' ovviamente di intervistare, eccolo là, c'è qua Angelo, lo intervistiamo un attimino, sta arrivando anche Angelo Di Gennaro, attore, cabarettista, veramente un number one, eccolo qua! Siamo in diretta televisiva su Partenope TV, il grande Angelo Di Gennaro! Eccoci qua, diretta Partenope TV. Magari pare che teniamo qualche malattia, mi vedo troppo bianco. Sono anche le luci, caro Angelo, io so nel film io Giusy. Pure questa. Tu hai fatto il papà, quindi è stata una bella... Vabbè, ma tu sei un attore nato, un cabarettista nato, quindi hai fatto veramente una gran bella parte del papà di Giusy Attanasio, è andato veramente a ruba, bello, bello, bello. No, no, ma non solo, anche perché poi io ho sempre desiderato di avere una figlia femmina e là mi sono compenetrato, mi piaceva tanto sognare... di essere il papà di una femminuccia. Ma tu lo sai, in un programma a Partenope TV, a tu per tu, io ti ho visto in TV, tu ci hai fatto piangere, veramente, con Ita Piccola e Antonio Daddì. Sì, sì, perché giuro, io ho visto l'intervista, veramente. La lettera di mio figlio mi ha preso molto, mi ha emozionato, perché poi, sai, i figli, quelli che non ti dicono, poi lo vai a leggere e dici, ammazza, che il racconto intero della sua... dalla sua infanzia all'età che si ritrova e oggi anche genitore, raccontarmi tutto l'amore mi ha emozionato. Io da casa ti stavo guardando e vedevo che ti usciva un po' la lacrimuccia, dici no, la verità. No, mi è asciuto assai. Che bello. Ringraziamo anche Antonio Daddio, Ita Piccolo, per questo bel programma che fanno. Ita Piccolo hanno fatto una bella cosa, veramente, ma perché loro riescono a far uscire fuori la parte vera dell'artista, perché esatto, sono due persone vere e due belle persone. E di Giusy Attanasio che cosa diciamo di questa grande, tu questa sera anche tu praticamente onorare la presenza di questa bella... Guarda, artista, io non sono un appassionato della musica moderna napoletana, ma Giusy è una fuoriclasse, forse è una giovane antica, lei quando canta è tenutufaind, ha quel sapore della Napoli, e poi quella semplicità nel suo
modo di porsi. Quando canta, lei ha questa voce così naturale che forse è inconsapevole pure della sua bravura. È vero, poi sono 19 tracce che lei quindi questa sera ci canterà, tutte da apprezzare. Se, allora io non dico progetti per il grande Angelo Di Gennaro, perché nei progetti ne ha fatto tanti tanti tanti, non dico i sogni nel cassetto perché tanti sogni si sono avverati. Sono i mutanti e i calzini, no, tu sai, nel cassetto. Siamo a mettere i sogni, i mutanti hanno un tempo. No, i sogni non bisogna mai smettere di sognare, guai, facetevi rubare tutte cose in Davide, ma non fatevi rubare mai i vostri sogni. Abbiamo quasi concluso la tournée teatrale con C'è Forza per te, una commedia molto divertente, e ci accingiamo già a preparare per la prossima stagione teatrale una nuova commedia, una commedia già di successo, di un grande che adesso non posso ancora citare il nome. Però la compagnia è fatta bene. Siamo messi insieme tre noi. Un massimo. Irresistibile. Impossibile metterci insieme, ma ci siamo messi. Ma saremo anche noi a teatro a vederti sicuramente, perché sarà una bella cosa. Poi quando c'è Angelo Di Gennaro c'è sempre simpatia, c'è allegria e poi c'è tanta tanta professionalità. Grazie Angelo Di Gennaro, sei uno dei nostri questa sera. Arrivederci. Sia alla pace, non alla guerra. Diciamo uno slogan subito. No, un solo grido che parte dal cuore, no alla guerra. Bravissimo Angelo Di Gennaro, grazie a te Angelo, grande cabarettista napoletano, uno dei più bravi, devo dire la verità, poi c'ha tanta umiltà, una bella persona. Io ringrazio anche Angelo Ventrella, ringrazio Enzo, ringrazio tutta la regia, ringraziamo anche la regia di Partenope TV in questo momento, Angelo Di Gennaro che è capitanato praticamente dal nostro Cipriano Rospo, e ringraziamo anche il nostro Giuseppe che ha la parte musicale. Quindi questa sera praticamente c'è una bella famiglia, come in quest'ottima famiglia qui al Teatro Troisi di Napoli, fuori Grotta, per questo grande spettacolo di Giusy Attanasio. Attanasologia 1.0, 19 pezzi inediti, saranno cantati in playback da Giusy Attanasio. Io mi voglio spostare un altro poco, voglio vedere se mi beccano praticamente Henry Mariano. Vado un po' tra la gente, allora vediamo un po' Henry Mariano dove sta Henry Mariano. Peppe, non mi dire Peppe, caro Peppe, in diretta televisiva, mi vuoi beccare un po' Henry Mariano? Sto intervistando un po'. Henry, puoi venire in diretta televisiva? Eccolo qua, Henry Mariano, anche lui, questo grande artista della canzone napoletana. Bene, veramente, io ringrazio tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando da casa, persone che ci chiamano, persone che ci vogliono bene. Grazie all'editore Angelo Lucero, grazie Angelo, sei veramente number one, grande editore. Eccolo qua. Eccolo qua, arriva ancora un altro personaggio della canzone napoletana, uno dei più bravi artisti che sa veramente cantare qui a teatro. Eccolo qua, siamo in diretta televisiva con Partenope TV Live, dal vivo ci stanno guardando tutta la Campania, tutta la Puglia, con il mio carissimo amico Henry Mariano. Ciao Henry, tutto bene? Buonasera a te Renato, buonasera agli amici che ci seguono da casa. Niente, io faccio parte del pubblico stasera, sono qui ospite di Giusy, ci sono venuto con tanto tanto piacere e tanto tanto onorato. Giusy è una ragazza che merita, è una ragazza che studia, è una ragazza che a me in particolar modo piace tanto la sua tecnica vocale, il suo modo di cantare, il suo modo di esprimersi. E niente, siamo qui euforici euforici per ascoltare questo nuovo lavoro, che io già so un qualcosa, perché ho assistito ad alcune cose in studio con il maestro Costa, poi tra l'altro mi ha onorato di interpretare una mia canzone che è Per me tu sì, che stasera ascoltiamo, La vedremo sicuramente. Che te lo dico a fare. Senti, ma io ti volevo chiedere una cosa, caro Henry Mariano, per tutti gli spettatori che in questo momento ci stanno guardando televisivamente, progetti per il futuro per questo grande artista, amico mio Henry Mariano. Progetti per il futuro? Non lo so, ma vediamo, prossimamente pubblicheremo un qualcosa. Ho uno dei più bei lavori discografici che ho mai inciso, già tutto pronto, siamo in fase di mixaggi e masterizzando man mano tracce dopo tracce, è tutto pronto. Difatti tra pochissimi giorni uscirò con un videoclip di una mia cover, una canzone che ho inciso nel 96-97, che è una storia combattante che tutti conoscono. Forse sarà la prima volta che nasce un amore così scombinato. Ma tu sei un grande. Io quando ascolto quella canzone, fra mille anni, mamma mia, è una canzone che è un po' vecchiotta, però si sente sempre, è una delle più belle
belle. Tu ne hai fatto tante, sì, perché poi tu sei un grande artista e poi quello che c'ha Henry Mariano, sei una persona molto umile, questo mi fa piacere veramente, sei uno di noi. Renato, tu mi conosci da un bel po' di anni, io faccio questo per passione e non per altro, e difatti non sono uno che perseguisce anno dopo anno pubblicando cose nuove, no. Io quando trovo il momento adatto e opportuno da pubblicare un qualcosa di nuovo, ovviamente quel momento opportuno lo sento qua dentro, allora subito pubblichiamo. Quest'anno 2022 è nato un discorso con... io sono stato autoprodotto per 30 anni, autoprodotto da sempre, iniziando con mio padre a finire a me. Quest'anno ho voluto incrementare un po' la squadra, perché questo è un lavoro che si fa... avendo una squadra alle spalle, e forse mi sono affidato a uno dei migliori, ho legato questo matrimonio artistico con la MG Production di Giorgio Mascitelli, e ne vedremo delle belle. Io ho già il disco pronto, come dicevo, tra pochi giorni pubblichiamo, pubblichiamo questa cover, poi già tra un mese iniziano i brani a carrellata, ogni mese uscirà un singolo nuovo e poi ad ottobre pubblicheremo il disco, eh? Poi semmai ci vedremo alla presentazione del disco, ok? Noi questo è un invito. Noi praticamente di Partenope TV abbiamo anche questa regia mobile in diretta, adesso siamo in diretta, quindi ci spostiamo ovunque. Dove stai? Siamo a disposizione, perché sei veramente una bella persona, grazie, va bene? Grazie. Il mio carissimo amico Henry Mariano questa sera al concerto, non è il concerto, è il nuovo album Attanasiologia 1.0. Attanasiologia. Sembra difficile, però è bello questo titolo, è vero? Stupendo, stupendo, mi piace la grafica, mi piace la foto. E poi tra l'altro il succo è quello che conta di questo disco. Questo è un album veramente fatto con sacrifici, con passione e con tante cose. Hanno suonato i migliori musicisti che abbiamo in Italia e oltre, quindi ve lo garantisco io che questo è un prodotto favoloso, pazzesco. Giusy Attanasi, Attanasiologia. Grazie Henry Mariano, ci godiamo Giusy Attanasi, quindi buon ascolto ai presenti e a voi. E poi non mancherà occasione di goderci anche te. Grazie, grande l'amico mio Henry Mariano, che bello questa sera, veramente tanti artisti per onorare questa grande artista della canzone napoletana. E allora io vorrei dire per tutti gli spettatori, adesso eccolo qua, adesso c'è anche un po' di voce, che ovviamente si devono spostare le macchine perché le persone sono tante, però noi continuiamo in questo bel discorso televisivo per questa Giusy Attanasio. Ovviamente questa sera siamo, per i nuovi telespettatori che si sono sintonizzati, noi siamo al Teatro Massimo Troisi qui a Fuorigrotta, proprio perché presenteremo il nuovo album di Giusy Attanasio, Attanasiologia 1.0. Sarà veramente una gran bella festa, un grande spettacolo, ma grazie praticamente a Partenope TV che ci consente in diretta televisiva di questo spettacolo meraviglioso. Grazie anche a tutti i cameraman. Adesso vado un po', se ci sta ancora qualche altro personaggio che dobbiamo intervistare, perché ne sono tante, il teatro si sta riempiendo e questo ci fa piacere. Già dietro le quinte praticamente c'è Giusy che stanno facendo le ultime prove, tra poco praticamente partirà questo grande spettacolo televisivo di Giusy Attanasio, 19 tracce inedite di un grande disco, bello veramente, complimenti. Ringraziamo praticamente la regia che è coadiuvata dal nostro grande Angelo Di Gennaro, ringraziamo l'editore Angelo Lucciero, ringraziamo Cipriano, Giuseppe, ma tutte le persone che lavorano con noi dietro le quinte. Questa sera Renato De Carmine, direttore di Partenope TV, inviato qui al Teatro Troisi di Napoli per questo evento magnifico, stupendo, un evento che è molto piacevole, è molto bello, il nuovo album di Giusy Attanasio, e il titolo sembra difficile, ma è facile, Attanasiologicamente 1.0, uno se lo dice, uno può fare uno show di lingua, ma si riesce veramente. Quindi adesso, nell'attesa praticamente di questo teatro, io vorrei andare anche un po' tra qualche persona, tra la gente, perché non è che io devo intervistare praticamente solo gli artisti, vorrei intervistare un po' questi signori qua, se si girano un attimino, prego. Questo signore qua mi sembra una persona simpatica, ciao, come ti chiami? Giovanni. Giovanni, girati un poco, Giovanni, ti puoi girare un poco? Eccolo qua, Giovanni. Tu Giovanni stasera per che cosa stai qua? Giusy Attanasio. Ti piace Giusy Attanasio? No, come era la mia ragazza.
È bello però, vabbè, sì, ma sì. Oltre che piace alla tua ragazza, piace anche a te. È un poco. Un poco, 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 poco. Sì, sì. La tua ragazza è lei? Sì, sì. Come sì. Si chiama? Come ti chiami? Maria Rosaria. Senti, Maria Rosaria. Senti, il pezzo più bello di Giuseppe Attanasio, qual è secondo te? Ne sono tante, tante, tante. Tanti. Ma qualcosa, se tu dovessi scegliere un pezzo che ti piace? Non c'è. Ti no. Piacciono tutti quanti, sì. Ho capito. Sono tutti io. Io ti ringrazio e ti dico buon concerto, va bene? A Casa Nuovo. Salutiamo anche gli amici di Casa Nuovo sicuramente, va bene? Grazie, grazie a te, grazie, 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 grazie. Stiamo andando anche un po' tra il pubblico, anche queste belle signorine. Vi volete girare un poco, signorinelle? Ecco qua, giriamoci là, non sto dicendo, non vi dico niente di male, eccolo qua. Come si chiama questa bella signora? Maria. Maria, ciao Maria, io mi metto un po' così, divento un po' più corto. Senti, praticamente tu da quanto tempo conosci questa grande artista Maria? Da quando canta, sono 10 anni. 10 anni, quindi la ami questa artista? Certo, certo, seguo tutti i suoi concerti, anche l'11 sto da lei. Ah, l'11 praticamente che con ci sta anche Nancy e Stefania Lai. Sono tutte brave. Sì, io ti voglio chiedere una cosa, ma già hai acquistato il CD o tra poco? Certo, già certo, ce l'hai già qua, ce l'ho già, veramente? Sì, prima di entrare. Mamma mia, che bello. Senti, se tu dovessi scegliere una canzone di Giuse Attanasio, quale sceglieresti? Sono tutte belle, Orrero Cor Mio. Quella là del figlio, sono tutte belle. Adesso sei in diretta televisiva su Partenope TV, quindi sta guardando tutta la Campania, tutta la Puglia. Maria, vuoi salutare qualcuno in particolare? I miei figli ti stanno guardando da casa, certo. E sicuramente grazie e Maria. Faccio in bocca al lupo a Giuse Attanasio, sempre number one, dici sempre number sempre one sempre number one sempre number one. Grazie a Maria, grazie veramente di cuore. Io mi sposto ogni tanto anche per intervistare qualcuno e mi fa piacere. Questa bambina com'è carina, come ti chiami? Vieni qua, vieni vicino a me qua, vieni qua, guarda com'è bellina sta bimba. Eccola qua, questa era un'altra fa. Come ti chiami? Francesca. Francesca, ciao Francesca, tu questa sera stai per che cosa? Per vedere Giuse Attanasio. Per vedere Giuse Attanasio, quindi tu questa sera ti consoli sicuramente. Ma la canzone che ti piace di più di Giuse Attanasio qual è? Tu mi fai a dispietto. Ah, tu mi fai a dispietto, questa qua, la sai cantare un poco? Mm. Un poco poco, dai, ti viene? Non fai... Vai bene a scuola? Sì. E questa è la cosa importante, allora io... tu tra poco seguirai questo concerto e sicuramente ti piacerà, va bene? Un bacio, grazie a te, grazie a questa bella splendida signorina. E noi ci spostiamo sempre praticamente tra le persone. Questa è un'altra bella, questa sta mangiando. Ce la facciamo a inquadrare questa signorina con questa camera qua? Ecco, guardiamo un po' là, girate un poco, gira, non ti preoccupare. Come ti chiami? Angela. Angela, ciao Angela, guardiamo un po' la per camera là. Tu questa sera praticamente sei perché cosa? Perché stai qua tu? Per Giuseppe Attanasio. Ma da quanti anni conosci Giuseppe Attanasio? Da tanto. Tanti, tanti anni, ma la canzone che ti piace di più di Giuseppe Attanasio qual è? Mamma testa di spietto. Ma tutti quanti mamma testa di spietto, ma la vuoi canticchiare un poco, poco, dai, un sì. Poco, 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 dai, ci riesci? Sì. Vai, vai, vai. E mamma testa di spietto, puto fa papà, cagnassuno ogni giorno. Che bello, guarda da casa per tutti gli spettatori che ci stanno guardando da casa su Partenope TV, tutta la Campania, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta, Napoli e tutta la Puglia, c'è questa splendida cantante, ti dico cantante, va bene, posso dire così, brava, complimenti, forza a te e forza Giuse Attanasio, questo signore è simpatico, come ti chiami? Non ti preoccupare, il signore gli piaceva solo guardare. Buonasera, ciao Massimo, vieni qua anche a Massimo, vieni qua, intervistiamo anche Massimo Maione, vieni Massimo, tutto a posto, siamo in diretta, il nostro grande Gianni Gala, salutiamo anche Gianni, vieni qua Gianni, salutiamo anche Massimo di là. Gianni, dove sta? Dove lo chiamiamo? Sì, adesso lo chiamiamo. Ecco, dopo me lo. Sì, voglio intervistare prima te, dai, siamo in diretta, siamo in diretta, siamo in diretta televisiva. Questo è Gianni Galo, un grande amico mio, grande organizzatore. Grande. Buonasera. Io ti ringrazio, mi fa piacere e anche tu questa sera per Giuse Attanasio. Ovvio, non si può mancare per Giuse Attanasio. Vale la pena, è vero? Assolutamente sì. Adesso siamo in diretta televisiva su Partenope TV. Partenope TV, salve, buonasera a tutti. Renato De Carmine, Gianni sei un grande, ti aspetto in TV anche con la tua ragazza. Va benissimo, buonasera. Mi vuoi chiamare subito Luciano Caldore? Dai, chiamalo un attimino, tra poco anche Luciano Caldore con noi. Per tutti gli spettatori che in questo momento ci stanno guardando da casa, vi voglio far vedere il nuovo CD di Giuse Attanasio, tra poco lo inquadriamo, eccolo qua che è veramente molto bello, sono 19 tracce inedite con Giuse Attanasio, con tanti artisti, un grande arrangiatore, eccolo qua, dopo... Adesso ancora un grande personaggio, il mio grande amico Luciano Caldore. Ciao Luciano! Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori che ci stanno... Siamo in diretta, proprio in diretta del Partenope TV. Partenope TV, salutiamo Angelo Uccero. Lo saluta, sta da casa, ci sta guardando, tutti tutta quanti la Puglia. I colori collaboratori di questa emittente. Io sono qui questa sera, insomma, in onore della serata che presenterà
Giusi per il suo nuovo disco. E sono contento, voglio fare tanti auguri a Giusy. Anche tu sei un grande, io ti seguo, sei una bella persona, veramente c'è una stima di me che non puoi immaginare, perché veramente ti voglio bene e tu lo sai bene, perché tu sei una persona brava, sei una persona dolce e poi sei un grande artista. Però parliamo un po' di Luciano Caldore, progetti per il futuro del grande Luciano Caldore questa sera qui al Teatro Troisi. Stiamo programmando un nuovo disco che credo comunque avrà i suoi tempi per uscire, perché è un disco che deve essere curato nei minimi dettagli, sai, le cose si fanno ponderate bene, e quindi stiamo lavorando con Giorgio Mascitelli, poi top secret per tutto quello che faremo in cantiere, poi sveleremo. Vabbè, tu quando fai una cosa la fai sempre buona, no. Sempre con professionalità, sì. Ami la professionalità e sei bravo veramente. Faccio questo da 35 anni, non posso tradire questo lavoro facendo cose così, insomma, affrettate che poi vengono... E poi ti voglio ringraziare perché io ho presentato una festa e tu per telefono mi hai salutato, io ti ho visto, stavo io a presentare. In un'occasione stavo con Fabrizio Ferri con il telefonino e tu mi hai salutato, ti ringrazio veramente di cuore. Io ti saluto sempre perché ti voglio bene. Anch'io la stessa cosa. Dovunque sei e ti vedo ti saluto sempre. Ti voglio bene. Luciano Caldore number one, grazie anche a Luciano Caldore questa sera qui al Teatro Massimo Troisi di Napoli. Grande per tutti gli spettatori da casa, per quelle persone che ci stanno guardando, siamo in diretta televisiva. Non mancate questo grande evento che tra poco parte proprio... Tra poco parte Giusy Attanasio, praticamente il nuovo album, ascolteremo questi 19 inediti, da casa vi divertirete sicuramente perché tra poco si parte veramente. Non so se dobbiamo partire con la pubblicità, sono esattamente le ore 21 e 18 minuti rigorosamente in diretta con Partenope TV, con Renato De Carmine, salutiamo tutte le persone che ci stanno guardando, salutiamo anche gli amici della Puglia sul 190 che ci stanno guardando anche dalla Puglia. Ormai il teatro... si sta riempiendo veramente tanto tanto tanto, una bella soddisfazione, e tra poco praticamente mi danno anche il via per il concerto. Vediamo a che ora inizia questo concerto perché già vedo tutto pronto, tutto preparato, però ogni tanto ci vuole veramente. Grazie a tutte le persone che ci stanno guardando, collegati con il Teatro Troisi di Napoli, fuori grotta, sempre con Renato De Carmine. Mi volevo spostare un altro poco per altri artisti che stanno arrivando, ne sono tanti tanti tanti, grazie a tutto lo staff che tra poco praticamente inizia questo spettacolo, questo grande spettacolo con Giusy Attanasio. Eccolo qua, facciamo, ecco qua, già si vede qualcuno, già qualcuno esce dal palco, che siamo quasi pronti per gustarci questa mega festa di Giusy Attanasio, mega festa. E poi ricordiamo che tra poco Giusy Attanasio insieme a Nancy e insieme a Stefania Lai saranno praticamente al Pala Partenope di Napoli. Veramente grazie di cuore per i nuovi telespettatori che ci state guardando, perché all'improvviso chi fa un po' di zapping televisivo ci dice praticamente che chi è questo? Questo è Renato De Carmine, mi trovo al Teatro Massimo Troisi, dove tra poco ovviamente c'è un'esibizione del nuovo album della nostra Giusy Attanasio, le 19 tracce che vi presenterà con la diretta qui dal Teatro Massimo Troisi. Io vado un altro po' tra la gente, vorrei ancora intervistare un po' di persone. Esatto, tra poco iniziamo lo spettacolo, un altro poco e iniziamo. Io non so se mandiamo un po' di pubblicità e inizia lo spettacolo, che dite? Facciamo? No, la pubblicità non la mandiamo. E allora prendiamo un po' posto, sta quasi per iniziare lo spettacolo, carissimi spettatori da casa, se ci siete veramente vi gusterete delle ottime canzoni, una cosa veramente number one, una cosa bella, sempre Partenope TV, la TV che vuoi tu, una TV che arriva in tutte le case del mondo, perché abbiamo anche lo streaming www.partenope.tv in tutta la Puglia, tutta la Campania, ma che volete di più? Queste dirette televisive si fanno e si fanno anche bene. Noi ringraziamo il nostro grande amico Angelo Ventrella, ringraziamo Enzo con tutto lo staff, tutta l'equipe, ringraziamo anche praticamente la nostra regia, questa è quella là esterna, noi salutiamo anche quelli là interni che ci stanno assistendo dallo studio televisivo di Partenope TV. Ciao ovviamente Antonio Di Gennaro, ciao a Cipriano, ciao a Giuseppe, ma ciao a tutti, ma tra poco noi iniziamo questo concerto, mega concerto, questa presentazione, questo nuovo album di Giusy Attanasio. Eccolo qua, si chiama esattamente Attanasologia 1.0, questo è il titolo, un po' difficile, ma ovviamente è bello anche nel pronunciare questa cosa. Siamo quasi pronti, il teatro è quasi inquadrato, tra poco praticamente parte lo spettacolo, vedete, ecco qua, vorrei spostarmi ancora per qualche altra persona, per inquadrare ancora qualche altro personaggio che mi fa piacere veramente, ecco qua, io mi sposto sempre proprio perché tra poco si inizia, siamo quasi pronti, mi danno loro
il via di questo spettacolo musicale con Giusy Attanaso. Tantissima gente questa sera praticamente qui in questo teatro. Siamo quasi pronti, io sto quasi per salire anche sul teatro. Voglio vedere se siamo pronti. Siamo pronti, ragazzi? Ragazzi, siamo pronti? Prontissimi, ecco qua. Vedo che siamo quasi pronti per questo spettacolo. Partenope TV, canale 188 in tutta la Campania, 190 la Puglia. Un momento bello, un momento importante, un momento di Partenope TV. Arriviamo a casa vostra senza bussare la porta. Sì, veramente arriviamo a casa vostra senza bussare la porta. Ecco qua, dietro il teatro c'è veramente un po' di tutto. Grazie veramente di cuore per le persone. Allora parte lo spettacolo, io mi fermo, due minuti e si inizia. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui. E questa sera i motivi fondamentalmente sono due. Attanasiologia 1.0, che è il nuovo album di, ditelo voi, Giusy? 1.0, che sta anche come il numero 10, perché sono 10 gli anni in cui Giusy è presente nel panorama musicale napoletano, grazie ad un artista che probabilmente dopo verrà a trovarci, che un po' l'ha scoperta, l'ha incoraggiata producendo il suo primo album. Raccontiamo innanzitutto questo album, ma raccontiamo anche la nostra fantastica Giusy. Ringraziamo Partenope TV perché siamo in onda su Partenope TV e salutiamo il pubblico di Partenope TV con un grosso applauso. Riscaldateci perché abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie a Gianluca Allotta per le riprese in sala. Buon divertimento e buona musica. Signore e signori, Giusy Attanasio! Una serata magica. Sì, questa è una serata magica. Qualcosa di straordinario sta per compiersi. Un'emozione grande per accendersi. Sospiri, suoni, facce, anime. Un solo cuore siamo stati. Pubblico e artista in perfetta sintonia. Un percorso, il mio, di sacrifici, forze e lotte. Ho sudato ogni gradino salito tenendo stretta sempre la mia passione. La musica. Sì, la mia musica. Quella che mette insieme le storie, gli umori e le volontà. Mille strade. Un amante consapevole ma decisa di andare avanti verso la stessa strada del dolore. Respiro. Un amore proibito e potente che entra nell'anima e lega il cuore. Orologio a look e la verità fa male. Un sentimento tradito e provato che non riesce a trovare perdono. Non devo sopportunare. Una donna dal cuore stanco che va via da questo grande amore. Ed è così che oggi l'antologia si trasforma in Attanasiologia 1.0. 10 anni di me, 10 anni di voi, di un solo cuore e un solo battito. Io e voi. Voi siete qui. Io sono qui. Cautiembo trova chi ma voglio più.
Buonasera a tutti. Ma buonasera, come sei bella. Grazie, so bella. Troppa bella. Assai, a bambulella. È bella o no? Buonasera. Che bello condividere questa mia emozione insieme a te stasera, che ti reputo grande amico mio, lo sai. Grazie, grazie, lo stesso è per me. Questo era Pdispietto, che... Sì. Che Pdispietto, sono diventato nordico. Pdispietto, non rispietto, ma fa ogni tanto. Dispietto, noi donne. Menditto. Che salutiamo affettuosamente. Arrangiamenti del maestro Alberto Costa. Alberto Costa, che facciamo un grande applauso. Tutto maestro, te lo voglio dire, per un'ennesima volta mi hai fatti chiagnere a Cadrete. Ecco, vabbè. Andiamo avanti, poi dopo subito, sì, anche un po'. Perché ci sono. Non te posso perdonare di Gianni Fiorellino, Rimella Carnala di Sarti Golino. Te va a che le va pure a me di Carluccio Russo. Ossia Alessio. Alessio. Giusi Attanasio. Il sapore del tradimento ha un gusto terrificante e in questo caso si tratta di una donna decisa e determinata, ma soprattutto con la consapevolezza di gettare quelle vesti che hanno macchiato il suo amore. Quando ora le tradita e a roba sei difficile a decidere, si annanza a noi ci torna che la scena stamane sbatta forte e torna a rete, perché l'amore rotto non s'accorge. Se spacca che non viene tocca in lacrima, l'immagine lo va a salire dall'anima, facci letto dormendo l'anima. No, non ti posso mai più perdonare, no, se da stregna stai con che l'anima, e esco a si te pensa ancora che stai facendo insieme a che l'amore, tu che sta facendo è più brutta d'amore e tu non li rendi.
voglio forza si sa da tradì. Che se scurde chi da distrutto cuore. E che stasera saccia che fuori c'era. Donna innamorata, dopo il vento impetuoso delle delusioni che si rimette in gioco, è sempre uno di quelli fragili e potenti allo stesso tempo. Fragile perché richiede con l'ingenuità di un bambino, potente perché sa come amare. Parla, ma se vuoi parlare, se giriamo attorno, ma sappiamo già. Se tu sei sincera, no, non ti ferma, che ci sta a riflettere, l'amore è amore. Passa ma se mi avasa, con quest'aria nuova voglio respirare. Fammi una promessa, non mi fa aspettare, che la cavo tu, lo sai io voglio morire, se mi stessi dall'anima. Vaga guarda, sti pochi momenti ma quando basta, si pure parole sono sempre più dolce, guardandoci in faccia, ci potimmo basta. Di per il carnale ti voglio sentire, una volta per sempre tu fammi morire. Sto sguardo geloso ma come mi piace, mo dice una storia se sono romi. Sconciugata l'emozione, quando parlo ne respira. Sto da luce da me metto scorna, si mo mo spuglia. Grida ma non mi asciuta, casi quando suona non mi muova ca. Rompe tensione, torna a fida, mi fa se tu esci giù da me, sto a casa a te sentare. Ribella che storia che vaga guarda, sti pochi momenti mi vanno basta. Se pure parole sono sempre più dolce, guardandoci in faccia ci potimmo basta. Ribella carnale che voglio sentire, fanno morire, sto sguardo geloso ma con mamma piace, ma dice una scoccia si sulle romi, ma pure il tuo cuore con mano tu, quindi a noi è tu sconciugata l'emozione, quando parla ne respira.
guardo geloso, ma con mamma piace, ma grigia la stoccia, se sono romi. Mio cuore è tuo cuore, come manna tu, da lui è disconciocata l'emozione, quando parla ne respira. Qui si tratta di una donna decisa che si scontra con la tepidezza di un uomo, con la sua viltà, e boccia temerariamente la sua anima. Nasconnere giù, chi voglio vivere come fai tu, mi ascurda, tutte sti cose mori a cancellare. Tu vas a che le passa pure a me, si sta de brava non fa sapere, da rubare i momenti che scemo. E ringraziamo anche Duchessa per aver scritto le introduzioni alle canzoni, ma anche le introduzioni a tutto lo spettacolo e la sua voce. Certamente, un bacio grande a Duchi. Senti, Duchi, amo Duchi. 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 E grazie anche ad Anna Ferrillo che ti... Anna Ferrillo, gli mandiamo un bacio grande grande, che lei cura come sempre i miei abiti, solitamente sempre lei. Sempre alla grande. Importantissimo anche l'autocarrozzeria di Biagio Oliva che ci sostiene. E qui Biagio, Biagio, un bacio grande, c'è eccolo Biagio, qua sponsor ufficiale della serata. E abbigliamento Reims. Reims, un bacio Reims. Grande. Reims. Continuiamo? Sì. Vai. Senti, ma nel frattempo tu pensa ad un episodio di questi 10 anni di carriera che porti nel cuore, me lo racconti dopo. Che porto nel cuore? Ma un episodio bello, brutto, comico. Io credo che ce ne siano stati diversi. Hai voglia. Però parliamo solo di cose belle. Ovvio. Allora dopo se lo racconti. Poi ci metto in giù cialo. Continuiamo con Si tutto cosa. No, scusami, con L'ora Lucca Verità fa male di Francesco Francesi Arienzo,
Su Troppo Femmina di Carluccio Russo e Mille Strade di Sarti Golino. Che bello. Giusy Attanasio. Ferite, stanchezza, consapevolezza e destino, cambiamento, finalmente, una donna che si ritrova, una donna che si riprende, inevitabilmente ha già vinto. Mi ricevo tutto ste sbagliate e credevo a te. Ma sono stanca di vivere così. Miezze dubbi e numare bugie, meglio che ci perdimmo. Io mi piglio solamente colpi di sto scemo cuore. Se mi sinta una storia capo, mi sarà vita. In un cuore ci ho lavitato, fa tutto quello che mi nascondivo, non ti riga niente. Ti sono orgogliosa e forza per tu, ma sono sicuro non ti voglio più. Forse di troppo assai sicuro di te, che mai non mi pare di te. Ora l'occhio a verità fa male, ma come sbagliata non c'è sta rimane. Cosa cagna scena, pensa vita mia, che sto meglio sola senza più fucile. Quanta cosa faccio fortunata, ma non so già stessa ma faccio imparata. Forse era destino che avrà fermissima, l'ha deciso, non è colpa mia. Ora l'ora all'occhio, ma non c'è tanta murona da volta. Spero che mi impari e non fai stessi cose. Se mi hanno attaccato, giuro che mi sposa. Non lo vedo, ma non c'è mio vero che si andi a telefono. Perché una volta che è fornuta è meglio sta lontana te. Ti non voglio da fio bimba passa, ma cerco scusa. Se tu ci tenevi per st'amore, lì si è fatta già. T'ha girato forse troppo assai. T'ho mirato sulla delusione, però non fa niente. Forse stai meglio senza amore. Forse ci stai che è più importante me. Ma faccio fuori tutte le cose tue. Piglia vita mia, ora l'ora lunga avrete la mano, ma come sbagliato non c'è sta rimana. Cosa cagna scena, pensa vita mia, ma sto meglio sola senza più cucina. Quanta cosa taccio perdonata, ma non so già stessa, ma faccio imparata. Forse era destino che avrà fermissima, l'ha deciso, non è colpa mia. Ora l'occhio ma non torna a rete, tanto saccia danna mure la da volta. Spero che non fare non fai stessi cose. Se mi hanno attaccato giuro che mi sposa. Non può vedere ma non c'è mio vero da sentì a telefono. Perché una volta che è fornuta è meglio stare. Saltare e non precipitare, che coraggio e che forza occorre. La trappola risulta inutile, ho le ali, non le vedi? Ora so volare, ora lo voglio. Mm.
forza senza t'avere. Tardaggio capite tutte cose senza t'avere. Ma c'è imparato a fa' sta buono cuore senza te sentire. Non mi manca nemmeno un minuto. Non te penso più, ma se sono sanata sti ferite. Non te cerco più e sto buona quando sto sola. E io sto soli, tanto saccia che non carciò una lacrima. Non manna nessuna perché inutile non torna insieme a te. Tanto mi so forte di che basta, non ti voglio più avere. E se mi domandano e non ti conosco più, non mi appartiene. Non manna nessuna mio perché non mi faccio trovare. Io mi sono stanca di queste cose ed non voglio tornare. Fatto tue domande e mi dai ragione, sono troppa femmina. Ma fai finta di non capire, giù mi guarda, non è colpa mia, rimane faccia che la cavoglia. Non manna nessuna perché inutile non torna insieme a te. Tanto mi sono forte di che basta, non ti voglio più fare. E se mi domandano e non ti conosco più, nessuna casa mia perché non mi faccio trovare. Io mi sono stanca di queste cose ed non voglio tornare. Fatto due domande e mi hai ragione, sono troppa femmina. Contrasto e riflessione, ma la potenza del cuore devasta ogni cosa e se vuole amare trasforma il grigio nel colore più sgargiante. Ora mire di creature senza libertà, ma quanta sacrifici solo che ha già avuto a fa. C'è stato che una vita nuova mo poteva, ma io sono una femmina. Un bene una famiglia vera sa da rispettare. Stava se mezzi scala già lassata là. E solo con mano compagni te la saluta, mentre per te va sta mora. Ha già cagnato mille strade per non ti incontrare, ma ne sogno di casa fuori. Tutto ha già provato giure per non ti pensare, facendo a mille piedi suo cuore rinde lacrime ogni sera. Te pensavo e te volevo
la marina la non ha gestito sotto la lana non va forte chi può giudicare soffri per chi ne veleno quando danno amore vera chi lo vuole venire ma sapeste che colore che dai tu ma te è una parte di storgoglia ma te voglia amare manta viene per secondo ma già la segna mo cuore che ti serve a notte tu rimane qua rindano brivida ma faccia di chi vanno spasa e mi voglio incazzare mi vaso sulla indivestita te devo allovare ma un coppa per la tua nessuna mi può cancellare so che la femmina ma già rendere ha già guadagnato mille strade per non ti incontrare ma non so più di casa fuori tu faccio provare giuro per non ti pensare facendo a mille piedi suo cuore di rinte in lacrime ogni sera te pensava e te voleva sto respiro ma rinda la nasce stiva sotto la roba forte chi può giudicare soffi per chi ne veleno quando danno amore vera chi lo vuole che venire ma se veste che colore che dai tu E ricordiamo che l'album è acquistabile anche qui sì. Alla hall nella ti hall è piaciuta questa copertina? Mi è piaciuta molto la prossima Gengop a Marte stellare mi ricordano i fuochi d'artificio Varcaturo che ti fa da sponto che ringraziamo affettuosamente sempre per il lavoro svolto qui è un album musicalmente importante dove è palpabile la direzione del maestro Alberto Costa e ricordiamo anche i musicisti perché ovvio. Tutto suonato dal vivo sono un po' lungo fatto però ci riusciamo alla batteria Lele Melotti e Carmine Napolitano il basso Gaetano Diodato alle chitarre Maurizio Fiordiliso al piano tastiere programmazione computer Alberto Costa gli archi i professori del teatro San Carlo pensate ben 18 elementi registrato e mixato ovviamente alla Zeus Record, la produzione di Peppe Di Donato Production. Che non lo vedo qui, dove sta? Dov'è Peppe? Lo vedo al Di Donato. E adesso arrivano tre canzoni, tutte e tre scritte da Alessio e Davide Russo. Alessio ha sfogato abbastanza in questo album mio quest'anno. Ed è anche molto bello il fatto che due artisti collaborano così. Sì, tutto cosa, notte giorna e non è colpa mia. Che belle. La straordinaria voce di Giusy Attanasio. E lo facciamo un applauso a Ciro Sannino. Ma grazie. Ma quanto sei bravo. Complicità, cuore, intesa. Un amore che è capace di farti decollare, ti rende nuova, ti fa gridare di essere viva con tutta la tua energia. Io portasso con me, insieme a te cancellasso tutte paure. Tienami sempre con te, insieme a te vega mille colore. Tu sei una poesia, tu sei tale quale Dio. Ma fai vivere, con te voglio vincere.
pensi, ma guardami e te brivida ma cuola. Ma l'amore sempre tutti i giorni, tu sia cosa bella che sta vita mia. Senza te come facessa, fossi possibile. La prima storia vera caccia sto mattino ancora. E di me la parlavo ancora, di una mastrignota forte forte a te. Tu per me sei sempre assai, sei importante, sei carnale, amorami. Portami sempre con te, fin dei suoni tuoi più bella, parla sempre solo me, ma come ti amo amore, fatta carezza, fatta respirare, tu sei unica, sei indispensabile. Fossi impossibile. Tu sei una cosa che stai aprendo storia vera caccia, sto mettendo ora. E di me la parlavo ancora, di rimastri ignuto forte forte a te. Tu per me sei sempre assai, sei importante, sei carnale. Viene accarezzata da certi ricordi, un velo di malinconia la prende e la rende fragilmente leggera, davvero autentica. Se ne va mentre si addorma sta città, e se sto dolore ma vetrine in Napoli, sola sola torna a casa, ombre fammi compagnia, scarpa mia non mi porta da casa chi aspetta a fare un palate, non me la so abituata.
Afferrare la verità, respirare finalmente. Trova chi può fare per te, chi ti può far vivere felice. Cuore sapa ma chi nemmeno un minuto sotto casa sui si fa aspettare, si fa sti cose non a perdere, non è colpa mia si te vega, non mi fai più niente, non è colpa mia si soffre sta fa, si m'abbraccia, non lo sente più calore, ma ne manca, non mi stringerà stimana, ma ne manca, tanto tu fai solo male, lei mi perderà, si passò tempo, vero non mi sai scordare. Sto sbagliando, saccio, vero è che sto tutta verità. Se ho deciso, sarete non voglio tornare. Non è colpa mia, si te vega e non mi fai più niente. Non è colpa mia, si soffre come freddo vento. Ma che resta a fa, si m'abbraccia. Non lo sente più calore, ma ne vaga, non mi stringere stimana, ma ne vaga, tanto te fai solo male, voglio mi perdere, si passò tempo, vero non mi sai scurare. Thank you.
Ed ecco, ci siamo arrivati a metà percorso. Sì. In sala abbiamo anche tanti amici che dopo salutiamo. Io non vedo nessuno perché tanta nebbia innanzi a lui. Io però inizierei a salutare. Ho visto Stefania che prima. Le altre due neomeloniche. Stefania Lai, Enzo Caradonna, gli facciamo un grande applauso. Nancy, 11 aprile. Nancy. 11 aprile, ma cosa succederà l'11 aprile? Che succede? Allora, io per una presentazione. Allora ragazzi, una cosa importante la voglio dire, perché dopo tutto quello che abbiamo vissuto e che sfortunatamente ahimè si è alleggerita la cosa, però non è ancora finita. Dovete pensare che il 6 gennaio di 2 anni fa, proprio qui al Teatro Troisi, che voglio un grande applauso, soprattutto per i titolari che sono delle Pino persone Oliva, squisite. Pino Oliva, grazie. Direttore artistico Fabio Brescia, grazie. Ecco, infatti un bacio grande anche da parte mia. Dovete pensare che il 6 gennaio di 2 anni fa feci uno spettacolo qua, bellissimo. Dopodiché? E dopodiché c'è Chiuretta a tutto quanto indi. Quindi io mi auguro che con questa presentazione di quest'album ci liberano tutti quanti una volta per sempre. A vivere. E l'11 aprile sarà il primo grosso quindi, evento. Dicevo, no? Io quindi, dietro le quinte, soprattutto dietro al sipario quando è partita poi la presentazione mia, tutto ciò che dentro di me esisteva e ho esternato ovviamente, grazie anche alla mia amica Duchessa che mi aiuta sempre con le parole. Dicevo, mi sono emozionata tantissimo ed è importante, non mi succedeva da ben 2 anni, quindi è un fattore positivo. Quindi con le mie colleghe artiste Stefania e Nancy, preparatevi. Non so se mi spiego cosa potrà succedere l'11 aprile. Ci divertiremo, ci emozioneremo attraverso la musica di queste tre straordinarie artiste. Noi ci fermiamo per qualche istante, così vi prendete un caffè, ci fumiamo una sigaretta, lei deve fare una cosa. Una cosa che adori rosso, ma rosso non è, cre. E lo scopriremo tra poco. Lo ci vediamo tra vivendo. Poco. A tra poco. Ah, eccoci qua di nuovo qui. Ovviamente al Teatro Troisi di Napoli per questo grande appuntamento con Giusy Attanasio. Carissimi amici, adesso abbiamo ancora altri grandi ospiti per quanto riguarda qui questa sera. Veramente ci stiamo divertendo alla grande. C'è anche il mio mitico amico Leo Ferrucci. Buonasera Leo. Ciao Renato, buonasera. Siamo in diretta televisiva con Partenope TV dal Teatro Troisi di Fuorigrotta. Grazie a Leo. Sono con i number one allora. Il number one sei tu, Giusy Attanasio. E siamo onorati veramente questa sera. No, la cosa bella a prescindere che tu sai bene con Giusy, insomma, diciamo sono stato il suo portafortuna. Ma tu devi pensare che io sono stato uno dei primi, con Giusy Attanasio sono venuto nella tua etichetta discografica, ti ricordi? A fare lo spot. A fare lo spot, io mi ricordo tutto. E mi quindi, sto facendo vecchio, ma mi ricordo. Bellissima cosa di Giusy, bellissima cosa ancora incontrare tanti amici, colleghi che sono, si sono presentati con affetto e quindi... che c'è la fratellanza sembra una cosa bella. No, è stata veramente una bella cosa, devo dire la verità, ci stiamo divertendo. È finito diciamo la prima parte, tu che esponiamo qualche parolina per Giusy Attanasio, che cosa diciamo a questa grande artista? Renato, cosa posso dire? Le doti che c'ha Giusy non sta a me dirlo, cioè, però diciamo io da subito ho capito la sua bravura come interpreta le canzoni. E quindi niente, io gli auguro tutto il bene del mondo, tutto il bene del mondo. È come fosse una figlia mia, una mia sorella, e tu quando vedi che un figlio si realizza devi essere felicissimo. Tu sei un grande Leo, io ti voglio bene, però diciamo progetti per il futuro anche per Leo Ferrucci. Sì, allora sto preparando per adesso un singolo, per poi dopo, perché a me piace sempre fare il disco completo. Per il momento stiamo mettendo all'opera un singolo, quando prima uscirà. Sicuramente, io ti ringrazio, saluto anche tuo fratello Nicola che sì, mio se grande... mi permetti voglio mandare un saluto per il mio grandissimo amico Angelo Uccire, un saluto. Stai in diretta, ci stanno guardando, siamo in diretta televisiva, sì, va bene? Sì. Allora un bacio a te. E che ti... Grazie, ma noi ci vediamo sempre. Siamo amici da anni, non è che... Amici di sempre. Da sempre, sì, sì, sì. Grazie Leo Ferrucci, anche lui al Teatro Massimo Troisi di Napoli per il nuovo disco di questa grande artista Giusy Attanasio. Grazie a Leo Ferrucci. Ciao. Vorrei un attimino Nancy, un attimino per...
la diretta televisiva, la nostra artista Nancy, anche lei veramente un'ottima artista, e poi praticamente a Nancy con Stefano Alai e Giuseppe Attanasio noi la vedremo al Pala Partenope di Napoli. Mi sta raggiungendo un attimino Nancy Coppola, se mi raggiunge. Allora Nancy, eccola là, sta arrivando. Tanta gente, tanto traffico, questa è la cosa bella, grazie a tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando da casa. Un momento veramente bello, fantastico qui a Teatro Troisi di Napoli per la prima parte del nuovo disco, nuovo lavoro discografico Attanasologia di punto 1.0 di Giusy Attanasio. Allora, volevo, se mi chiamavano un attimino Nancy che sta di là, la voglio... Nancy! Nancy! La sto chiamando perché è un po' impigliato, un po' con le telecamere, ecco qua, sta arrivando la nostra Nancy, grazie veramente di cuore, ci sono tanti tanti personaggi, ci spostiamo un po' di qua, ci spostiamo un po' di là, proprio perché la gente ne è tanta, veramente un grande successo quello di Giusy Attanasio. Allora posso andare anche di là a intervistarla? E allora mi sa, aspetta un attimino, io mi sposto, sto arrivando da Nancy, vabbè, sto arrivando da Nancy, permesso un attimino. Permesso, sta là, ok. Vabbè, ce la facciamo. Siamo in diretta televisiva Nancy con Partenope TV, la grande Nancy, grande amica mia. Ecco qua, le telecamere stanno di là, mi vedi? Buonasera, io non vedo la telecamera, ma se c'è un casino un attimo di persone, dobbiamo dare soddisfazione. Ragazzi, abbiate pazienza, un attimino solo. Ecco qua, arrivo. Eccomi qua ragazzi, sono qua. Siamo in diretta televisiva con Partenope TV, grande Nancy. Bellissimo. Che bello vedere Nancy. Scusate l'attesa, le foto ne erano tante. Beh niente, ci stiamo divertendo, una bella serata, incantevole, molto fine, molto chic la nostra Giusy. Diciamo un grande appuntamento che tra poco ci sarai tu, Giusy Attanasio e Stefano Alai. Appunto, diciamo. L'11 aprile le Neomelodiche presenteranno questo concerto alla grande, sarà uno spettacolo spettacolare dove ci racconteremo, parleremo un po' del nostro percorso artistico, ci saranno delle sorprese, quindi aspettiamo solo voi. Quindi per tutti gli amici pugliesi, gli amici napoletani che in questo momento ci stanno guardando in diretta televisiva, la grande Nancy vi aspetta al Pala Partenope. Però qualcosa, progetti per il futuro, so che Nancy ne fa sempre cose belle, ma qualcosa che sta in aria? Per adesso è una settimana che è uscito il nostro trio, su tutto dalle quali, dedicato un po' a tutti i maschietti cattivoni, ecco, anche te, non guardarmi, quindi per tutti quanti, su tutto dalle quali sta andando benissimo, siamo ancora in tendenza dopo una settimana, i TikTok ce ne sono a volontà. Tanti. È una bella soddisfazione. Allora io ringrazio l'amica Nancy Coppola, veramente una bella persona, grazie veramente di cuore. Ci vediamo con Nancy al Pala Partenope di Napoli per questo grande stratosferico concerto. Nancy, Giusy Attanasio e Stefano Alai. Esatto, vero? Le Neomelodiche. Number one, Nancy Coppola, grazie al Teatro Troisi di Napoli, grazie a tutte le persone che ci stanno guardando. Tra poco andiamo anche da Enzo Caradonna, se riesco a trovarlo. Enzo Caradonna dove sta? Non lo trovo. Vediamo un po', sto girando un po' per il teatro, per acchiappare un po' di persone, grazie veramente di cuore per questa bella cosa che stiamo facendo qui. Veramente sono onorato di questo concerto bellissimo, bellissimo veramente. Io adesso manderei un po' di pubblicità, che dite? Allora dalla regia avvisiamo di mandare un po' di pubblicità perché tra poco inizia la seconda parte. Quindi pubblicità a frappè sempre con Renato Di Carmine, noi siamo in diretta televisiva dal Teatro Massimo Troisi, ovviamente a Fuori Grotta. Pubblicità, tra poco saremo di nuovo praticamente collegati con Teatro Troisi. Pubblicità, sempre in number one, Renato Di Carmine. A tra poco! Sì, grazie.
accidenti, tutto a posto. Tutto bene. Grande, Renato. Ezzo, dai, non vai lì, non vai lì. Vuoi dire a te, non vuoi dire Renato De Carlo. Buonasera, ui, grande. Morena, non ti hai formato un attimo. Camma, fammi faccio molto. Bravo, il tabuno, e lui. Che le ha diretta televisione, come dire. Buonasera. Chi sono? Gino Coppi dal teatro Massimo Troisi di Fuorigrotta per Giusy Attanasio, questo nuovo album, 19 inediti veramente molto belli, ma con me c'è veramente un grande artista, grande autore, grande amico mio, Enzo Caradonna. Ciao Enzo. Ciao Renato, buonasera a tutte le persone che ci seguono da casa. Ci stanno guardando, ti lega questa amicizia con Giusy Attanasio da quanti anni? Da tantissimo, io conosco Giusy oramai da 10-11 anni, ho avuto anche il piacere di collaborare come autore con una canzone che nel suo repertorio va benissimo, Io mi chiamo Maria, e gli auguro tutte le fortune del mondo perché è bravissima, perché è una grande professionista, perché è seria nel suo lavoro, è guidata bene dal marito, da Peppe Di Donato, orchestrata bene musicalmente dal grande Alberto Costa. Sto veramente sto bene stasera ascoltando canzoni, arrangiamenti. È un artista che canta proprio veramente bene. Bravo, io sto sempre bene quando intervisto a Caradonna perché è un amico di sempre, devo dire sinceramente la verità. Poi è tifoso del Napoli, cioè noi diciamo sempre stessa cosa, però paraca, qualcosa ci sta. Non succede, ma si succede. Che te lo dico a fare. Si scatena Napoli, sicuramente. Tante feste. Come si scatena Napoli quando canta Giusy Attanasio. Grazie Enzo Caradonna in diretta televisiva con Partenope TV. Grazie Enzo, ti voglio bene. Ciao. Ancora un grande artista, un grande amico mio. Eccolo qua, Gino Coppola. Non l'avevo conosciuto, io mi sto facendo vicce. Ciao Gino, come sto stai? Facendo vicce pure, perciò mi hai conosciuto. Il look è sempre bello, particolare. Come stai, Renato? Tutto bene, mi fa piacere. Un bel po', mi fa piacere. Qualche annetto, diciamo, no, qualcosa in più, diciamo. Guarda, ci sentiamo telefonicamente, sì, ci siamo visti. Telefonicamente sì, ma da vicino un paio di anni e mi fa piacere. È sempre un piacere, tu sempre in forma, sempre una bella persona. Con Giusy Attanasio da quanto tempo la conosci questa artista? Giusy, sono, ti dico subito, dall'anno 2009 circa. Lei cantava da poco, io già cantavo da qualche anno e ho conosciuto poi, diciamo, tutto il suo percorso artistico. E comunque è una soddisfazione anche per noi, perché comunque vedere una cantante, una ragazza all'epoca, oggi donna, che man mano ha fatto dei salti di qualità eccezionali, per noi è un piacere anche per Napoli. Tu sei bravo, oltre ad essere un grande artista. Grazie. Sei anche un bravissimo autore. Grazie. Complimenti anche a tua sorella Nancy, l'ho intervistato qualche minutetto fa. Grazie. Siamo in diretta. Senti un po' i progetti per quanto riguarda Gino Coppola. Ti spiego subito, diciamo che io mi sto dedicando un po' più alla discografia, da come sai. Sto producendo mia moglie che canta da poco. Dopo la intervistiamo, la chiamiamo. Vieni pure tu, dai, eccola Rosy, qua. Rosy, ciao Rosy. Eccomi qua, ciao. No, ma io a Rosy l'ho vista, sei stata a Partenope TV da noi sul palco, è vero? Sì, l'anno scorso insieme. Però non cantavo. Sì. No, hai cantato, no, hai cantato. Sei innamorata, sì. Sì, hai ragione, no, perché una volta andammo pure che io non cantavo, sì. Sai, ho coppo park e tu mi dicesti, uomo, come stai bello in coppa sto park, ti ricordi? Che bello, che simpatica sta ragazza. Vabbè, ma tu da Giusy Attanasio la conosci? Sì, artisticamente da sempre. È poco che ci stiamo frequentando, però mi fa piacere, diciamo, dove sta, perché se lo merita, perché ha una voce veramente bellissima, è una delle più brave a Napoli. Bravo. Gino, però diciamoci anche lei, progetti per il futuro, anche per tua moglie, dai. Infatti ieri proprio è uscito un brano nuovo suo, stiamo facendo delle belle cose, lei comunque che canta da poco, già mi staranno tantissime soddisfazioni. Io ci sto puntando tutto me stesso, 360 gradi, sai come quando seguire... Molto professionale. E poi ovviamente siete voi da casa... Se lui ci potete dar ragione oppure torto. Noi, i giudici speciali, sono sempre le persone che ci seguono. Noi facciamo, poi sono loro a decidere. Noi incrociamo le dita. Io ringrazio voi, Gino Coppola, e tua moglie che si chiama? Rosy. Rosy, un artista number one, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Tante belle interviste qui, ovviamente al Teatro Troisi di Napoli. Tra poco iniziamo la seconda parte, siamo quasi per iniziare. È bello veramente vedere, per tutte le persone che sono sintonizzati, ben sintonizzati, per chi ha fatto un po' di zapping televisivo, in questo momento Partenope TV in diretta con voi, con ovviamente la presentazione del nuovo album di Giusy Attanasio. Giro un altro pochettino perché ci siamo qua. Ecco qua, che bello, tanta gente, tante belle persone che sono qui al teatro.
Il disco è bello, sono 19 inediti, io vi dico pure il titolo, è un po' difficile dirlo, però ogni tanto uno deve pure imparare qualche cosa. Il titolo si chiama proprio così, eccolo qua, lo voglio leggere bene, Ataneologia 1.0, ecco, lo facciamo vedere un po', eccolo qua, in tutti i negozi di dischi, guardiamo un poco, ecco qua. Saluto anche la regia Antonio Di Gennaro, ciao Antonio, Cipriano, ciao Peppe, ringraziamo tutti quanti che tra poco praticamente iniziamo. Facciamo una cosa, mettiamo un altro clip di Giusy Attanasio, dopo questo clip praticamente inizia la seconda parte, Giusy Attanasio al Teatro Massimo Troisi di Napoli per il nuovo album. Ringraziamo anche i cameraman, Adenzo con i New Contrast Contact, che sono praticamente la regia coadiuvata anche dall'amico Angelo Ventrella. Allora, a tra poco con il videoclip, tra poco Giusy Attanasio. Quindi non parlate, ok, perfetto. Sti mura nera ponna racconta n'amore tanto tempo fa. Niente che porta paura, se o cielo c'è scuola comincia a tremare. Sta una finestra appicciata, passando per sotto che fa l'osciata. Si va a farne sempre così, che fuoco da biglietterà, mentre pensi da lassare. Vienta va, si sta sull'isso da non fare rumore, fermati a carizzare. Si sta asciutata, falla sta masciata, e aspetta ancora fino a quando muore, non so sonno. Vienta va, ma raccomanda se non sta rumene, sta facendo amore. Se sembo vienta fatta rispettare, però te prego che la cadavira non morra con te. Vienta rimane, ritorna, è quasi dicembre, per forza ci sta. O fritta a lunghi momenti, se faccio la gente mi fanno pensare. Sì, va a farmi sembra così, ma che fuoco non è la verità, ma il segreto che c'è fa. Niente va, vince la faccia se non sta bene, sta facendo da sembra bocca avvelenata, perché ho più fame di te innamorare. Pievo ma pietro tutti i sentimenti, non lo voglio venire a mente, non lo voglio più pensare. Niente va, parla c'è ancora che la tete crede, fa questo scuornare la verità, sta innamorata e sempre innamorata, non so può scordare. E
questa era una delle due cover. Ma che bella poesia, scritta da Vincenzo D'Agostino e lo stesso Sal. Raccontamelo questo aneddoto, Sal, che ti fai complimenti. Sì, Sal mi chiamò, mi fece andare allo studio, siamo stati per 3, 4, 5, 6 ore, non so quanto tempo è passato, a parlare, mi fece ascoltare tutto il suo lavoro discografico che all'epoca ancora doveva uscire, si complimentò con me, con il maestro Costa per i meravigliosi arrangiamenti che come sempre fa, e per me è stato veramente una cosa inaspettata, quindi sono stata veramente felice di questo, perché spesso le persone chiedono: ma perché fai le cover, perché canti spesso le canzoni di altri artisti? Io mi diverto e mi emoziono quando il brano è bello e importante, io lo canto sempre al di là di ogni cosa. Giusto, in sala c'è una persona che un po' ha contribuito, no, al tuo successo, ed è sì. Bello che è presente, ed è bello che poi è continuata una grande amicizia sia con te che con tuo marito, sì. E so che vuoi ringraziarlo in modo particolare. Assolutamente sì. Biagio. Biagio, dove sta? Mamma, io non vedo nessuno. Bacione grande, è un amico di successi, perché lui ha creduto in noi dal primo momento, quindi io sono stata veramente felice, perdonatemi, di contribuire la nostra emozione e il nostro successo insieme ad una persona importante come lui. È bello perché poi i rapporti restano ed è la cosa più bella. Assolutamente sì. E tanti sono gli amici che abbiamo in sala, ci abbiamo Leo Ferrucci. Leo Ferrucci, prima. Leo, dove sei? Mi alzi un po' la manina. Ah, manina. Eccolo. A manina. A man. A man, come si dice? L'artefice. La mano è Mario Merola, che salutiamo, anche se non c'è più. Il grande Mario Merola. Leo è stato l'artefice. Leo, vieni di tutto. Un attimo vieni, qua vieni. Adesso. Accogliamolo con un applauso. Io lo volevo fare alla fine, però è giusto. Io questa storia l'ho sempre raccontata, anche se in realtà lo stesso Leo voleva che sta cosa non la raccontava mai. Cioè, Tana, tu che le caccia fatti per te, te le tenere in tuo cuore. Non lo devi dire a nessuno, perché questo è un mondo particolare, è vero? Ciro, passa il microfono. Niente, allora io voglio solo dire due paroline. Sì. Forse io sono l'unico che conosce le tue lacrime. È vero. Ancora non vuole a me. Vero. E quindi i suoi sacrifici, chiaramente, che posso dire? Posso dire che sono contento per te. E immagino che tu magari, io possa essere un fratello, mio padre troppo fratello. Vabbè, ma sei diventato papà giovane, tu voglio dire. Penso sì. La prima figlia, quanti anni tieni? E mo ce lo fa fecunda a tutti quanti. Eh no, nel senso, pure mio marito è diventato papà molto giovane, quindi non è una, voglio dire, una cosa brutta, è una cosa bella, perché crescere con i figli. C'è una figlia grande. È una figlia rossa. Sorvoliamo. Allora, dicevo, quando tu magari cresci un figlio e magari ti dà tutte le soddisfazioni, è la stessa cosa artisticamente, tu sei come fosse una figlia grande. È vero. E quindi tutte le soddisfazioni che ti dà il pubblico, appartengono anche un pochettino. No, ma assolutamente sì. Okay. Lui ha creduto in questa Giuseppina Talasio, che poi tra l'altro era diventato Giuseppone. Giuseppone. Perché chi era diventato un uomo mio giù in sala, è vero? Quella, tutti io, i giorni. Io ricordo quell'aneddoto, perché lei fece una canzone che si chiama Lacrama. Lacrama Rucora. Praticamente quella canzone, non so che cosa accadde, caduto, chiagniva. Niente, la verità è questa qua, io non avevo le possibilità, perché ero una semplice parrucchiera, figlia di due genitori che saluto, i miei genitori che sono qui presenti. Mio padre è stato il mio primo fan, ok? Allora io non credevo in questa cosa che mio padre mi diceva, Giusa, papà, tu quanto bello. E faceva, papà, ma io sono figlio, quindi è scontato. Non è vero, c'è una voce bellina, ma non, io non ci credevo in questa Giusa Attanasio. E quindi automaticamente mio padre, un lavoratore, ovviamente come ben sai, per fare un lavoro discografico e per, soprattutto per promozionarlo, ci vogliono tanti soldini, ed è la verità. Diciamo, quindi, forse prima un po' di più, perché prima un po' di sociale che ti aiutano. Vabbè, siamo un po' più agevolati sui social, quindi automaticamente io non avevo queste possibilità. E mi ricordo che Leo mi disse: facciamo una cosa, perché tu canti troppo belle, quindi io vedo te, ma rispecchio diciamo me. Che la cosa bella fu che tu venisti a fare una canzone di Natale. E poi vai pure, diciamo, per fare la canzone di Natale, poi vai 100 euro. Ma
Ma non manca me ritto perché e non teneva manca. No, ma non teneva manca che la 100 euro, vi dico proprio la verità. Però, quindi, però non era per me quella 100 euro. Assolutamente no, per la persona che comunque si affidò nello studio della Royal Studio, sì, giusto? Sì, quindi, e mi ricordo che papà facette pure il rap che la 100 euro, mi ricordo bene, ma razziami, è vero, dico la verità o sto dicendo bugie? Io dico la verità, la sacrosanta verità, quindi che la 100 euro... Ti fece... mi ha dato la possibilità poi inneggiò allo studio chiaramente e mi fece ascoltare tipo giustamente lei ci dai un parere e io ascoltavo un pochettino a tutti però a dove mi soffermai è quando uscì lei con la sua parte cioè, ma tu con me tu non canta e come fai a non cantare tu scusa se fai un tengo possibilità e tutto il resto poi mi venne chiesto la canzone in coppia il duetto cioè ti sento il duetto lo voglio fare tranquillo cioè che t'ammarà è vero? Sì. Cioè io la faccio o non la faccio? Io non sono abituato a chiedere soldi ai colleghi che io sono fatto così insomma che non bisogna sciacallare penso poi ognuno agisce come vabbè, vuole ovvio, cioè io la faccio o non la faccio? Disse solo fammela fare qua che lei la stava facendo da un'altra parte i quattro brani sì, giusto? Sì, sì. Cioè io tengo studi perlomeno la voce mandami il file io la canto qua. Il file non arriva più perché facciamo tutte cose a basso. Cioè, facciamo una cosa, visto che tu non hai la possibilità, perché vi devo dire, tutte le volte che veniva a basso piangeva sempre. Dico. Sì. L'unica cosa che c'hai, non so se è una dote o meno, non so se siamo un fangor, veniva sempre tardi. Sempre. L'appuntamento è l'unico che si presentava a 10 ore. Sono importanti, si fanno aspettare. Scherzo, ho avuto mai il piacere che è venuto. Ti posso fare una confidenza? Sì. Mio marito lo sa, sai perché faccio sempre tardi? No, mio marito lo sa perché dove faccio sempre tardi. No, perché, sa qua Stefania la vedi in prima fila, piccella, presa, io okay? Alza la manina Stefania, da qui sopra non si vede niente, avrà ragione. Peppa lo sa Peppa. Allora, Peppe Di Donato, perché faccio sempre tardi? No, dice, perché è una cosa bella, non so se è una cosa bella o no. Sono malata e fissata dalla polizia. Comunque, allora, facendo questa, diciamo, dissi io, senti Giuseppe, poiché tu non hai, diciamo, lei giustamente si lamentava perché economicamente non... Se ti dico che perché l'ho fatto non so c'è neanche io, è vero? Cioè, perché poi qualcuno sa che... Senza scopi di interessi. No, ma sai che è capitato poi dopo? Ti rinnamorate che... Giuseppe Atanasio, c'è la verità. Ah, quella è la classica. No, mi sono potuto innamorare della tua voce per come cantavo, questo sì, altrimenti non avrei fatto quello ma pure mio marito si è innamorato di me per la voce, perché all'inizio c'era antipatico, come era antipatico chissà a me. Si è fatto pure importante. No, è accaduto pure qualcosa, perché a volte magari raccontando questo aneddoto, qualcuno dice, niente di meno, Giuseppe Atanasio, fa tutto che l'uomo fa spagnare 100 euro a me, fa tutto questo punto... È capitato anche questo e quindi io non lo so perché ti racconto io all'epoca non riuscivo a fare il disco praticamente mi trovai nella sua stessa situazione diede un pugno nel vetro della macchina perché cioè, mamma io ci fuoco andando e tu dice mamma io tengo nati due figli mamma non è una possibilità ma come già fa diede un, allora praticamente tutte queste cose qua dietro di me c'era la foto di mamma e come mamma è stretto voglio a mamma aiuta stavo giù non lo so cioè io lo dico e mi emoziono. È vero. E chiaramente gli dissi, Giusy, facciamo una cosa, tu c'hai la possibilità almeno di portare le canzoni, io ti faccio il disco però chiaramente in elettronico perché facciamo elettronici suoni finti, ok? Per coloro suoni che finti, non sono del settore. Chiaramente facemmo tutta la situazione, troppi lacrime, Giusy, i ritardi. E tutte le cose. Vabbè, lacrime erano perché non riusciva a trovare l'ultima canzone, mancava l'ultimo pezzo del disco. Perché 5-6 brani all'epoca, perché non dovevi niente a fare, io mi mettevo a scrivere, a fare. E facevo, venga la canzone, come ciò famo? E infatti l'ultima canzone a chiamare Lacrime Rocore. Quando lacrime? Ci fermammo nello studietto piccolo che facevamo le programmazioni, chiaramente andammo nello studio principale, chiaramente ascoltare certi mi piace. Ci ha chiamato il batterista, ci ha chiamato strumenti live, perché è vero? E ci ha chiamato a camminare, non so, camminare, ci sta a camminare no, Napolitano? Ci sta, okay. Ci sta. Camminare Napolitano, insomma, poi chiamai pure il basso, la chitarra Paolo del Vecchio, mi ricordo ancora. Cioè, fa... Poi io sono andato pure a parlare con la Zeus sì. All'epoca,
perché già era accaduto un altro episodio che gli proposi un'altra artista, che lo posso dire assolutamente, come no, feci la canzone e basta, e chiaramente dice, ma chi è stavo a giorno, chi è stavo a giorno, che poi dopo andrà a finire all'OP. Cioè, se non fossi, si sbaglia pure con Giuseppe Attanasi, te lo dico io, stampagli il disco e tutto il resto. No, non mi interessa, non mi interessa. Cioè, allora mo facciamo una cosa, io avevo il marchio all'epoca, cioè, tu faccio Ciro al studio, però non posso fare distribuzione perché non la faccio. Così, colà, così, cioè, ma io non è possibile che poi dopo stampo il disco, e gli stampo il disco e non si trova nessuna parte, perché la cagge fatta non serve a niente. Andai là, lo dico aperto perché è la pura verità, cioè, ti sento quando avevo, dici, tu vai. Difatti io gli pagai lo stampaggio, lei non lo sapeva, è vero? 19 marzo di 10 anni fa mi portò i dischi fuori al bar, non ricordo come si fosse a ieri, però sono passati 10 anni. A Villa Ricca. Bravissimo, passeremo a Villa Ricca e lui mi portò tutti i dischi e mo accetto festeggiare l'onomastico mio con la nascita di Giusy Attanasio. Quindi, l'ultimo aneddoto lo voglio dire, te l'hai accennato tu, però magari dicendolo così qualcuno magari non ha capito quell'aneddoto che hai detto, non farmi troppa pubblicità, sì, perché sì. Allora, poi che la Stapep, chiaramente, perché poi vennero a registrare pure la canzone in coppia, sì, per questo successe dopo, perché Peppe all'inizio non esisteva nella mia vita, quindi nasceva il disco di Giusy Attanasio, sì, e sì, dopo un 2-3 mesi se non erro, io gli dissi queste parole, dissi, secondo, per quello che so io e il nostro settore, che poi alla fine è la vita che è così, non solo il nostro settore, che ogni cosa ci vogliamo sempre con il settore nostro, certo, invece è la vita. Allora qualcuno si poteva chiedere, ma chi sta, perché ci ha fatto questo disco a Giusy Attanasio? Essendo lei bella ragazza, attualmente per me è successo, era un fiore maggio, sto dicendo una rosa maggio, te ne avevi 21 anni io. Bella adesso, quindi, cioè, ti senti, fai una cosa, tienilo nel cuore, cioè si può ricevere, la riceve 3 volte, riceve mezza volta, un bacio a Leo Ferrucci, quella, grazie a Leo Ferrucci, perché qua vanno capito, fatto nata. E io, da uomo potessi dire a me che me non importa, giusto da uomo, invece io ci tengo alla tua personalità e che la stima del pubblico non la devi perdere, per causa che magari qualcuno poteva... Ma essendo che la mia coscienza è pulita, io dico sempre non me ne porto proprio, ecco. Però io gli dissi... All'epoca mi dicesti così. Davanti a Peppe pure, vero, cioè, non mi pubblicizzare sta cosa perché qualcuno può capire una cosa. È vero. E io quello che gli auguro veramente è come fosse un frate, una figlia, tutto uno di famiglia, gli auguro tutto il bene del mondo. A lei pure, gli amici miei colleghi. Grazie. E adesso li nominiamo perché ho avuto i nomi. Io mo fra poco faccio 40 anni di carriera. Maronna mia. Voi facete i conti perché sono picciolini. E picciolini sempre in tutto questo. Sono chic sic sello fisicamente, però sono picciolini. Ma si bello stesso, però. Voglio mandare un bacio grande grande perché sì, poi ci sta sempre qualcuno prima di... Cioè, se io ho steso la... Come si dice? Ho gestito la mano, come si dice? Si dice così. Come si dice? Ho dato... Caradona sta rendendo, eh? Perché Caradona... Devo fare un po' bravo, tu, che ho bisogno sempre per me. Allora, se io ci ho messo il cuore con te, sì, c'è stato sempre qualcuno che ha messo il cuore con me prima che facevo questo. Alberto Costa, un bacio grande, grande. Mariolini, sta là, tutto a posto. Tutti i due musicisti. I miei musicisti, la mia band. E quindi ti lascio al Leo, tuo pubblico. Leo, grazie ancora. E niente, la cosa bella è questa fratellanza che ci dovrebbe sempre, sì, ci addassa sempre, sempre. Mai, perché a volte fuori credono che c'è sempre questa rivalità, invece noi, magari la competizione ci può stare, ci perché sta, gli dà stimolo, però su fatto la gelosia, io sono meglio di te, tu meglio di chi, uno solo è meglio, o signore. O signore, bravissimo. Grazie. Grazie a Leo Ferrucci. Grazie. E grazie anche a tanti amici. Abbiamo... Facciamo qualche nome perché io da questo. Alessio. Alessio, dove sei? Nonché grande autore di questo album. Harry Mariano. Eccolo lì. Eccolo qua. Giorgio Mascitelli, un bacio grande. Bambolina. Ah, stato tu quando lo attaccavo. Tutti di là. Ciro Renna, Nico De Fideri. Nico, ciao. Enzo Caradonna, l'abbiamo salutato prima. Con la sua signora Nella. Con la sua signora. E credo che non ho saltato nessuno, spero. C'è qualcuno che non abbiamo citato? Nancy già l'abbiamo Nancy, prima. Stefania Lai. Luciano Caldore. Eccolo là, la schiera d'amore di Mascitelli. Ah, io ci tengo a salutare affettuosamente.
Marco? Enzo Barone. Ci tengo affettuosamente a salutare a Paola Pezzone, che non è presente ma mi ha spiegato la motivazione, gli mando un bacio grande. C'è anche Gino Coppola. Gino Coppola, dove sta? Gino. Eccolo lì. Gino? Eccolo qua. Renna, lo abbiamo detto. Grazie per essere intervenuti. Grazie a tutti gli amici artisti che sono qui. E presenti. Grazie anche a Partenope TV, in modo particolare l'editore Angelo Ucciero e Renato De Carmine. Angelo, un bacio grande per questa splendida emittente televisiva che come sempre... Che ci stanno mandando in onda. E noi proseguiamo con Che te spoglia fa di Alessio e Davide Russo e Respiram di Vincenzo D'Agostino e Luca Barbato. Che salutiamo. Giusi Attanasio. La verità scagliata da una donna sul petto di un uomo è una freccia inaccettabile che procura rabbia, perché un uomo, per il suo egoismo, depone la realtà ed affoga nelle sue bugie. Senza te non ci vedeva così, quinta paura. Che te spoglia fa, se non te non coraggio da lasciare. Che te ingazza fa, mette da due minuti vostri. Non torna a contare, tu ti ragazzi chi ti aspetta già. Decidere di indossare la veste del peccato e commettere, con la consapevolezza spietata di una donna che non vuole perdere, rende certe storie uniche e terrificanti, macchiate ma anche affascinanti. Parlava sempre l'ata, condannava chi ha sbagliato, non mi pure capitata,
so caro din tuo peccato. Mo capisco sto dolore, è nu pizza che in tuo cuore. Quando vira per mezz'ora, chi sto tempo per famore. Se mi scordo male, allora basta. Fammi scordare che la tua femmina ti aspetta. E dinte cose vene sempre prima. Spogliala, che ti accamento, mo tu dica amore, spogliala. Dinta sti braccia son da me. Solamente la bruciata che ha cagnata la vita. Ma sono quasi abituata a te spartere con la te. Chiagnare da una risata su una femmina sbagliata. Mezza nura e tu vestuta per più tempo mi è fornuta. Pomeriggio stessa cosa, ma che a casa tu non mi chiama. Lasma, perché così mi scordo male, allora lasma. Fammi scordare la tua femmina ti aspetta. E fin di cosa vai sempre prima. Ringraziamo anche i tanti omaggi floreali che ma tuoi che colleghi belli. Grazie hanno a tutti per, mamma mia, sono dei fiori. In modo particolare stupendi. Nancy, Gino, Nancy, Rossi che è presente, li ringraziamo. Rossi, un bacio grande, grazie, grazie mille, tutti e meravigliosi. E continuiamo con due canzoni di Franzese, Giura e Mai Nessuno, e mm-hmm. poi un'altra cover, Per me tu sì, e abbiamo anche Rimariano qui in sala, sì. di D'Agostino e Checco D'Alessio. Che bella. Bella? Non son dimendo sta canzone, una poesia. E allora faccela ascoltare. Certo. Giuffi Attanasio. Io sono qui. Verità, cambiamenti, prontezza, saper decidere. Una donna disperata dal suo passato. Adesso sa cosa vuole. Sia verità, ma non credere più a nessuna. Troppe delusioni dentro me, sto portando già una vita. Forse non è facile capire, però come mi senti, non ho posto per nessuna. M'hanno fatto male. Forza colpa è pura mia, che metto cuore. Giuro, voglio solo che l'amore, che mi porta assai lontana.
si trova ma innamora e cancella tutte storie che non m'hanno fatto vivere. Giura, cerco sulla nuagliona che se scrivo un campo cara solamente un'amma mia. So cagnato non era così, non so che forza rinda debolezza, rindo scuro sia luce a me. Mai nessuno posto tuoi, mai nessuno come a te. Bello della diretta, no? Certo, ma mi stavo dando una canzone. Quel bis per caso? Forse perché si è fatta una certa. O no? Ringraziamolo il nostro staff tecnico che al di là di tutto sono fantastici. Cappetta Service, ma anche lo staff tecnico di Partenope TV, grazie. Certo. Mi date un cenno, ragazzi, quando ci siamo? Che io da lontano non vedo niente? Sono bloccato? Meno male che sei bloccato, e non io. Sono luoghi? Che sono? Una macumba? Può darsi. Ah, come no? No, basta virus, vi voglio bene. Ha cipiato 5 voti. 5. 3 dosi di vaccino, 2 Covid. È fortunata la nostra. Sono fortunata tale. Assai, sì, infatti io dico sempre, non piglio mai niente, bronchite, la freddosa. Ragazzi, tutto bene? Andiamo avanti? Tutto bene? Nel frattempo ringraziamo ancora Anna Ferrillo perché ti piace questo mio vestito? Assolutamente. È semplice. Semplice. Io non so, non riesco franzoso, più. Franzoso. Francioso. Come si dice? Charleston tipo, no? La Marilyn. Anel. Stebbe, ma tu prima dietro le guida ti fatto un bello capello a Marilyn. Chi è? Anzi, a proposito di capelli, vogliamo salutare coloro che hanno curato la mia immagine. Passion Air di Guglielmo Pezzella. Sì. Appartiene a Rosa, no? No, ah, Pezzella, la Rosa. Esatto. Non lo so, penso di no. Make up Teresa Strino. La mia Strino, la mia Teresina. Sì. Assolutamente sì. E salutiamo anche Ciro Guardasole per le immagini stupende, le foto eccezionali che cura un po'. Grande tutti fotografo. Noi. Grazie.
Penso Felice Torres, tutto. Ringraziamo anche Felice Torres. Facciamo salire a Mariano, ok. Harry Mariano, vieni qua, andiamo avanti, andiamo avanti. Questa magica poesia, questo tuo grande successo, che io mi ho pigliato un attimino di confidenza nel riproporlo. Un applauso a Harry Mariano. Grande, grande amico mio, grande artista. Scusa, noi facciamo Andrea, capito? Allora. Ti pigliata la conferenza. Ma ci pigliata una conferenza esagerata. Mi hai fatto il regalo più bello che potevi farmi quest'anno, quindi. Grazie. Onoratissimo di questa cosa e ti faccio i miei più sinceri complimenti perché la canzone era bellissima già allora. Mamma mia. Tu l'hai pittata. Che quindi... spettacolo. Allora, tu conosci il vecchio arrangiamento che un giorno io, Maestra Costa, come sempre, una cosa con me, un chiamo mattino, anzi un messaggio, un vocale. Maestro, buongiorno. Preparami un po' di piano perché io vengo oggi pomeriggio e metto poche voci. E se giustamente, capito? Si mette all'opera all'improvviso e te ne non la hai sbagliato esagerata. Una nota, hai rispettato i tempi, hai fatto tutto quello che dovevi. È uscito un arrangiamento strepitoso, pazzesco, bellissimo. E tra l'altro lui è uno di quelli che ha battezzato Harry Mariano, lo so. Il maestro Alberto Costa. So. Quindi, uno dei 1900 quando hai fatto dischi nella sua carriera, voglio dire, non sono... A me me ne ha fatto 4, me ne ha fatto. Non sono pochi, a me già stiamo a 6, penso 90-96 abbiamo lavorato, vero? Per tu, da favi chiambres? No, questo ancora fan. Io ho detto una cosa prima, lui ringiovanisce, ogni giorno che ci incontriamo ringiovanisce. E chi l'ha l'effetto Giuseppe Attanasi, capito? O manda anche sempre frisco. Gli fai un effetto importantissimo. Meno male, io sono felice di averlo al mio fianco, ma a prescindere al di là dal lato artistico, perché non si discute, sono una che è fortunata, perché comunque Alberto non ha mai fatto uno dei migliori che abbiamo a Napoli, quindi sì, lui stiamo parlando. Ha fatto sempre l'arrangiatore, il direttore di orchestra, però ha sopportato a uno come il mio motto era costa, ma quanto mi costi? Pariccio, era pure costoso il mio costa, ecco. È vero? Sì, tantissimo. Allora, adesso... Però ne vale la pena. Assolutamente sì. Allora, adesso tu rimani qua insieme a me. Ok, io ti dedichi a te sta canzone, va bene? Per la confidenza che mi sono. Il ragazzo immagine. bravo, facciamo così. Allora, prego ragazzi. Iniziamo quindi con questa sì. E poi recuperiamo l'altra, va bene. Lasciati chiagnare la roba. Prometto sì. Mamma mia. Prego. La trasversalità della tua voce ti permette di accostarti a parecchie sponde. Qui hai voluto omaggiare un altro pezzo di storia della musica napoletana. Si tratta di uno di quelli silenziosi ed eleganti proprio nell'anima, quelli rimasti sempre umili, nonostante i propri successi. Harry Mariano. Ma perché quando nasce l'amore sta sempre qualcosa che male ti fa? Ci volesse un posto lontano dove niente e nessuno non c'ha da trovare. E se la storia va nasce sbagliata, ti regalano sacche nottate. E pensiero consuma la vita, non ti sento giù che le una volta. Per me si tutta quella caccia sta e niente ciò sa da inventare. Per me sei tu che può cagnare, che la tua parte verità si sempre tu che se ne va. Ma roba sa per ritornare. Per me sei tu che dice sì, ma chi lo sia diventa no. Quando sto a casa non mi vuoi, giù lo sei pazzo e chi non l'ha. Sposai 10 anni fa, ma si accomincia a te spogliare in un messaggio a picciaga. Te faccio vincere. Quanta promessa mancata pensando e serata in ta macchina e te. Mi si beva sin tu scura che puro rumore non hanno sentito. Si mordo in
la stessa città. Si mi viene casa pescare fa tutto quello che ha vita non va. Si mai era di mano chissà. Come si tutto quello che c'è sta e niente ci usa da inventare. Come si tu che può cagnare che la da parte verità. Si sempre tu che se ne va ma roba sa per ritornare. Come si tu che dice sì ma che non si addiventa no. Quando sto casa non mi vuoi ci lo sei pazzi chi non l'ha che mi sposa 10 anni fa. Si ha cominciato a spuntare in un massaggio a picciare. Che faccio menciare. Evviva l'amore! Ma che meraviglia! Non mi fanno un po' a cappella così. Per me si tutto che la caccia sta e niente chiusa da andare. Per me si tu che può cagnare che la da parte verità. Si sempre tu che se ne va ma roba sa per ritornare. Per me si tu che dici sì pochi tu si addiventano. Quando sto a casa in numero, giù lo se pazzo che la la. Come sposai 10 anni fa, ma si ha cominciato a spugnare in un massaggio a picciare. È vero. Te faccio vincere. Grande! Ti voglio bene. Grazie. Grazie a te, Henry Mariano! Henry Mariano e Giusy Attanasio. Fatemi capire se recuperiamo la canzone di prima, andiamo avanti. Andiamo avanti? Recuperiamo. Recuperiamo, ecco, questo allora, è un momento importante. Duchessa, turna Maret. Ok, pronto? Prego. Sofferenza, sudori, affanni e paure. Tu mi manca. Tu non ci stai, ma ci stai. Si ha forza, rinda debolezza. Rindo scura, si ha luce a me. Nessuno posto tuoi, nessuno come a te. Mai nessuno. Ma va fermata in questa non mi fa paura. Tengo le vite per quella, però non mi fanno niente. Che ferite in tuo cuore, a speranze in te mani. Come fanno a me fa male. Mai nessuno, mai nessuna. Ma tu sai che mi guarda, peccato che non può fare niente. Come mi mancano le carezze proprio in questo momento. A tu già perdono tutto cos'è. Mamma, a quando tempo non dicevi questa parola? Era piccerello quando si è volato, però non mi hai mai abbandonato. Perché io sento che ci stai. Sento come stai vicino, rindi i passi che cammino. Tengo le vite per quella, però non mi fanno niente.
ferite rindo cuore a speranze rinde in mano come fanno ma fa male mai nessuno mai nessuna può mai capire che tenga rindo che sta se mamma tu faccia che mi guarda peccato che non può fa niente come mi manca nei manca tu mamma ma abbiamo capito perché questa canzone si è fatta attendere è bellissima teatro no no sono sempre belle le emozioni. La tua voce poi arriva diritto al cuore. Grazie per questa bella emozione. Grazie a voi. Il tuo disco è concluso da queste altre tre belle canzoni. O creatore mio di Casaburi Chiaravalle. A proposito O creatore mio, io ci tengo a salutare il mio bambino che sta a casa, che fortunatamente tramite TV Partenope, che siamo guardando in diretta, ci sta guardando. Cristian, sei l'amore di mamma e Noemi che è qui con noi, sei la mia vita, principessa, e non pensare mai che mamma vuole bene di più a Cristian che a te. Per me siete tutti e due uguali, non so, c'è Roma già spartri, povera di. Ecco, quindi devi pensare ciò. Il bambino geloso, non posso mettere un cappotto, sennò mi scoccio di scocciarmi. La Noemi che poi fa... Tu vuoi bene di più a Cristian, perché poi lo fai vincere sempre, perché questa è di Cristian, quest'altra è di questa, poi tengo marito ombroso. Di Donato Ombroso, che si ombra della sua stessa ombra. E per di più, tengo pure un cane che è geloso. Oh, mamma. La mia sciana. Povera Dio. Agnor, io non tengo Agnor come era fastidio, perché mia suocera è una persona così tranquilla. E tenga tutto stasi pezzone attorno a me, va bene così. E per di più la mamma nata. Poi abbiamo su una pazza che è diventato sì. Insomma una hit di Alessio e Davide Russo e hit cerca ancora di Francesco Francese. Allora prima di continuare perché penso che siamo giunti al termine, Io ti cerco ancora è un brano che io sento profondamente mio e ti spiego anche il perché, a prescindere, vabbè, mi sono permessa per la prima volta di cantare un pezzo tutto in italiano. Francesco Francese, non so se è qui presente, non lo so, ma lo ringrazio con il cuore perché ha esternato tutto ciò che io volevo esprimere e raccontare in questa bellissima poesia. Però in realtà ho una dedica particolare su questa canzone, perché ormai lo sanno tutti, perché il social è così. Quindi ogni cosa che si fa ovviamente diventa virale. Due mesi fa ho perso un figlio mio, un bambino mio, il mio Leon adorato, che tra l'altro poi ho dedicato questo intero lavoro, infatti sopra c'è anche una dedica però che non ho fatto io a lui ma che mi ha fattissa a me, ti spiego anche il perché. Perché ogni mattina quando poi faccio le mie faccende profonde domestiche ovviamente io ce l'ho a casa mia, quindi mi circondo della sua stessa ombra perché lo sento sempre accanto a me, perché Leo è cresciuto con me, io sono cresciuta insieme a esse, quindi è un figlio. Solo chi ha un cane e lo ama profondamente come un figlio mi può capire. Quindi automaticamente cosa succede? Ho i miei crolli, soprattutto la mattina, perché ho Vega, Usend e tutto quanto. Poi durante la giornata ho le mie cose da fare e non ci penso tanto. E questa canzone, Io ti cerco ancora, io la dedico profondamente a lui, al mio bambino che mi segue dall'alto, che è il mio angelo custode. E sicuramente ci segue. Ce le fai ascoltare? Giusy Attanasio. Musica. Sera, ascolto il tuo respiro, s'accelera sto cuore.
tossire. Che tenerezza quando vuoi cantare. Canti in napoletano, ma non lo sai parlare. Dici che quando si grossa farà il pianista, che solo la mamma tu può accompagnare. Che scriverai le canzoni come tuo padre, ed io solamente te l'accia cantare. L'amore cambia, trasforma, rigenera, ti apri alla vita ed è come se dentro di te potessero entrare tutti i colori del mondo e tu non ti stanchi di ospitarli. Forse ci stava scritto già che prima o poi te rincontra fin da sti giorni che sta vita mia. Io senza parla, tu senza guarda, mi fascista innamora. Sono pazza per tu testa amore, perché senza te non so nessuna. Se ma te vivo mille emozioni, guarda che assai mi innamora. Cor mio, così tutta vita mia.
senza ragione. Solo tu mi fai vivere ancora. Braccia a te ma mi sento sicura. Calcia a te, sei solo tu, non va se la parola. Tu mi fai gamba. Più belle te non ci può stare. Forza da donna assomiglia. Tu sei diversa, tu sei unica. Tu mi sai piglia, tu mi sai capi. Se a gioia che sta vita mia. Sono pazza per tu testa amore. Perché senza te non so nessuna. Siamo a te vivo mille emozioni. Ciò che guarda e ciò assai manna amore. Braccia a te ma mi sento sicura. Braccia a fa. Sei solo buono ma se la parola. Tu mi fai gamba. Cuore mio, tu sei tutta. Giuramenti, spinte, tremori, turpore, voglia di cadere nuovamente in quell'amore, questa volta per sempre. Un altro giorno cerco di colmare dentro me quel vuoto che hai lasciato tu. Che il silenzio adesso fa rumore. Passano le ore, accendo la TV. E poi mi viene da piangere. Si fa sempre più difficile. Ma quante volte ho giurato che poi ti avrei cancellato. Ma poi ti cerco ancora dentro i miei pensieri. Queste notti fredde sola senza te. E poi ti voglio ancora, maledetto amore. So che mi fai male ma non ho che te. Io mi sentivo forte, ti ho mandato via. Che non ti amavo, ho detto solo una bugia. È stato tutto inutile. Sapevo già di perdere. E poi ti cerco ancora, voglio quella storia che ha lasciato il segno e che non va più via. Voglio le notti folli, quell'amore forte sotto le coperte piene di bugie. Voglio tremare ancora dentro gli occhi tuoi. Voglio morire sempre, basta che ci sei. Sono sbagliata io che non ho messo ancora l'altro posto. Sempre detto prendere o lasciare, ma restavo ferma nelle scelte mie. Con te non vince neanche quel mio orgoglio che mi ha fatto perdere tante poesie. Io senza te non so vivere, sembra davvero incredibile. Tu quanto fai bene al cuore, anche se sento dolore.
sotto le coperte piene di bugie. Voglio tremare ancora dentro gli occhi tuoi. Voglio morire sempre, basta che ci sei. Giusy Attanasio, grazie per queste emozioni. Grazie. Ci siamo riusciti, che bello! Sì, che ma non bello. Avevo dubbi. Io direi però di far accomodare le altre due neomelodiche. Assolutamente sì, le voglio così qui concludiamo fortemente, in gli facciamo Stefania un grande Lai, applauso. Nancy Coppola. Vai, vi preparate, venite ragazzi. Ho tre microfoni. Oui. Guarda qua, non a caso, non a caso. Uno giallo, nato blu. È nato russo. È nato russo, ecco. Le Power Rangers. Ma guarda là, ecco, che pure belle. I microfoni hanno parato. Giallo. Felice di avervi qui insieme a me questa sera. Microfono alla signora. Accendete Coppola. Il microfono giallo? Prova, prova. Eccolo. Arriva. Un po' nella spia, Emanuele, grazie. Sì, sì. Un po' di volume. Non si sente da qui? Sentite voi? No. Non sentiamo manco. Ma serio, un microfono è buono, non serve e non è buono. Buonasera comunque, buonasera. Facciamo un applauso forte a Giusy. Io mi sono emozionata e devo dire un attimino, spendo due parole, permettimi Stefania, mi sono emozionata tantissimo con te per questo tuo spettacolo. Grazie. Colgo l'occasione perché stasera penso, immagino che ci sia tutta la tua famiglia, sì. Persone, i tuoi fan. Devo dire che negli ultimi anni, nell'ultimo anno in particolar modo, io mi sono ritrovata tantissimo vicino a te. Abbiamo fatto le nottate fino alle 5 del mattino come due innamorate. Però che se poi non andremo mai su, niente, ci avremo rimane. No, veramente, abbiamo parlato tantissimo, ci siamo confrontate, anche discusso del passato, di quello che era accaduto. E devo dire che ho riscoperto veramente una bellissima persona. Grazie. Quello che forse sia io nei suoi riguardi. Ma chi è che sta facendo? Ma voi che state vedendo? Ma chi è? Portatela, va che fai guai. Ma già fanno il trascino quando finisce per la partenza. Meno male, visto? Non funziona. Cioè, io stavo dicendo, dicendo una cosa bella, no. Serio. Stai dicendo che non vera niente che stai dicendo. Che ne sai tu? Perché si fa con noi? Perché? È geloso. È gelosa. È vero. Sì. È gelosa. Poi nessuno parla. Kate. Che ne sanno loro? Non ne ho mai niente. Lei è la terza neomelodica. Se non sono le gelose, è pure pazzo, hai capito? Ma pazza assai. Comunque, aspetta Stefano, è vero. Rompi, diciamo, rompi. Dopo anche una cosa. Ha già spezzato i tacca, dopo la parte. Ma sta creatura Nightmare niente da 10 anni, ma sta parlando un po' che me. Falla parlare. Sta sfugando. Appunto stavo dicendo, ho riscoperto una bella persona perché penso negli ultimi anni sia io nei suoi riguardi che lei nei miei c'era poca, non stima artistica, personale, perché non per causa nostra ma per quello che magari venivano a riportarci le altre persone. Quindi ora che ci sono anche i tuoi fan, io l'ho detto anche ai miei, non facete piedi e porto, non facete in giuscio, perché noi siamo persone intelligenti, oramai ci si matura, si va avanti. E c'è la solidarietà femminile, quindi da parte nostra non c'è assolutamente invidia, gelosia, anzi io ti stimo tantissimo perché io mi ricordo anni fa nel 2015 ho fatto il mio primo concerto a Pala Partenope, lei venne con un omaggio floreale, disse mamma mia Nancy che combinato, ti ricordi queste parole? Disse io vorrei un giorno fare lo stesso concerto e in pochissimi anni hai fatto veramente tantissimo, quindi volevo farle i complimenti con un grande grande applauso. Giusy Attanasio. E mo che buono. Niente, fa un giusci, Rish. Sempre tu. Io allora, pensavo che durante il percorso potevano esserci discussioni con lei, cioè, ma chiusa, secondo me non si può sopportare. No, ma questa è una pazza, non si può sopportare veramente. Voi dovete sapere che io non è vero, sono chi che sopporta questi che tu. Va buono. No, allora io voglio dire una cosa, io scherzo perché a me piace scherzare, chi mi conosce sa, è vero Ciro? Ah, ti ho provato? Sì, lo so. No, abbiamo cambiato. Allora, diciamo che in realtà questa conciliazione artistica e amichevole
vi ha fatto più che bene, perché ci voleva e ovviamente non... tra l'altro poi si litiga per gli altri, ma per cosa alla fine? È vero. Diciamo che la musica unisce e noi tre ne vorremmo essere le artefici di questa cosa. Concordo. Anche perché poi l'unione fa la forza, ma le donne... sono la forza degli uomini. Ma ci pigliano a Pomarola, non faccio tutto l'uomo. Non è vero, non è, è vero, hai ragione. E verremo che cantiamo canzù. Ecco. L'uomo ne c'è una fatta proprio. Allora. No, tre io donne sono... forti, complicate, rompiballe. No, posso dirlo? Io voglio dire una cosa. Noi avremo come direttore artistico Ciro Sannino, che voglio un applauso grande. Ma grazie. E poi c'è da dire una cosa. Io me lo sono promesso. Sì. Promessa. Sì. Così si dice... Va già spazzetacca, tutte e due, va già fascino. Ma noi asciamo scava, zia, ti facciamo con te. Non fa niente. Ce l'ha ma l'uomo? Allora se vuoi asciti scava, se esci che tacca, sempre ci avete mai sito. Ma quindi che cagna per spazzetacca? Ma nella botte piccola c'è il buon vino. Ciro, gli asci che pazzi, perché casa sulla tappa, botte non c'è. Allora c'è qui mio fratello, no? Come ci fotto semplice, tutti numero 3, 20, sì, numero 3, ha rotto mietta, ha rotto mietta. Enzo, Enzo offesa, più corto sono chi? Ecco, vedi? Finiamola, c'è chi è più bassa di me. C'è chi è in matteggio sana. Sì, caro, ma non bisogna luce. Essere alti, ma all'altezza, sappilo. Brava! E voi lo siete. Su tutto tal e qual. Eccoli! Prossimamente anche sul nostro Pala Partenope. Vai! L'11 aprile vi aspettiamo, non mancare. A proposito, diciamo anche che per i fan che sono... Anzi, colgo l'occasione per... affiancarmi ai miei fan che comunque sono dovuti andare via perché non avevano il Green Pass e quindi qui al teatro non li hanno fatto entrare. Loro pensavano che con il tampone negativo potevano entrare, quindi ragazzi io veramente sono mortificata, però l'ho specificato sui social, purtroppo ancora per poco tempo, lo speriamo, ovviamente è ancora così, quindi vi chiedo umilmente scusa anche se non è una cosa dipesa da me, ci state seguendo da casa ed io vi mando un bacione grande perché mi hanno riferito che c'era una marea di persone qui fuori che volevano entrare e niente, non c'è stato niente da fare, un bacio grande da parte nostra, però per coloro che sono qui presenti e in occasione vogliono acquistare il biglietto del Pala Partenope, noi siamo qui perché dopo inizierà il firmacopie, saranno anche Nancy e Stefania qui con me, va e bene? Dai. E ciao, vai, su tutto tale quale, vai. Metti tutto in mezzo, vai, il tuo posto è al centro, vai. Su. Nata volta malassata, insieme nata se ne chiude, ma che scema che sono stata, non l'aveva perdonata, pure a me mi è capitato. Quando la notte c'è chiagnuta e poco tempo c'è capito, niente è più importante di me. Su tutte tale quale ti fanno bene e male, è meglio resta sola. Chi non serve non è buono, chi è infame senza cuore. Sulla mola c'è capita, però stiamo ancora qua. Tutte e tre con mano vuota, perché niente è mai cagnato. Sti compagno tutta vita, sempre insieme a andare a stare. Su tutte dalle quale ti fanno bene e male, è meglio resta sola. Chi non serve non è buono, chi è infame senza gola. Troppo
sono creato. Che la dama pareva buona, ma sfotteva tutte e tre. Ogni riferimento è puramente casuale, ovviamente. Ma chi suona fu bis per forza? Vabbè. E questo è. Ecco qua. Chi ecco non qua. Serve non è buono. E quando la trezza si hanno sciogliuto? Ma ce la farai, diciamo che sta andando benissimo il pezzo. So, abbiamo oltre 13.000 siamo TikTok. Nelle più grandi classifiche mondiali, diciamole, di siamo ancora in tendenze. Esatto. E il pezzo persiste. Manca meno di un mese a questo grande evento, vi aspettiamo tutti e sicuramente ne vedremo delle belle. Giusto? E l'Alpa la partenza, ovviamente. Vi aspettiamo in tanti. Nancy Coppola, Stefania Lai. Grazie. Ce n'ha mai così. Benata i. Ci sta cacciando. Ce andiamo. Ciao. Stefania, ciao. Stefania. Stefania, ciao. Ciao Stefania. Stefania, ciao. Ciao Stefania. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Stefania. Ciao. Ciao, ciao. È stato veramente un grande piacere, Giussi, essere qui con te. Piacere è stato mio. Io voglio qui con me per salutare mio marito. Dove sta? Il Di Peppe Donato. Di Donato. Di Donato, la produzione. Dov'è? Vieni. Tocca a te. Grazie al maestro Alberto Costa. Alberto Costa, Alberto. Vieni anche tu, vieni. Voglio ringraziare anche la regia di Gianluca Allotta. Che è? Il microfono giallo, per favore. Prova. Sì. Ci piace il giallo, no? Ci piace il giallo. Mo ti do il mio. A te la parola. Tutte e due. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, cosa dire? Buonasera. Buonasera Bertuccio. A Bertuccio, buonasera. Ok. Allora, diciamo che c'è quasi poco da dire. C'è poco da dire perché a noi piace fare sempre le cose professionali, come tanti e tanti artisti che stanno qua presenti. E dico una cosa, non è vero che a Napoli non si può fare niente. A Napoli c'è arte. Dall'altra parte magari ci sta chi discrimina il neomelodico e poi veniamo a sapere che prendono spunto da noi, degli autori che ci abbiamo, dei cantanti che ci abbiamo. Quindi io dico viva la musica, viva Napoli e viva gli artisti napoletani. E togliamo queste etichette da mezzo, la musica è unica, emoziona e deve fare solo questo, a mio parere. A te cosa posso dire? Ogni anno te lo dico, ti faccio sempre in bocca al lupo. Bene, almeno qua stasera. E si lavora dietro le quinte per far sì che arrivi il lavoro a lei e lei mette tutta la sua artisticità. Ad Alberto io voglio dire giusto due parole. È meglio che parli tu, perché io sono di poche parole. Perché già ti vedo. Te ne hai mosso pure a te? Le mie parole ti vedo negli occhi. Io mi esprimo solo in musica, infatti, quindi io parlo poco. Infatti. Meglio che no, io quello che ti volevo dire è questo. Tra di noi c'è un rapporto che va al di là di ogni cosa, al di là della musica, al di là di tutto, c'è un rapporto umano, ma un rapporto umano sul serio. E oltre alle telefonate che io gli faccio, i messaggi che gli faccio per dire vabbè, prendi questa canzone perché comunque la maggior parte, ben l'80% io vado a scegliere i brani, poi mi vado a confrontare con mia moglie e poi arrivano i messaggini, vabbè, figli sta caramella, queste sono le mie parole. Ma togliendo questo da mezzo, non è che arrivano solo i messaggini per le canzoni, per gli arrangiamenti di quando facciamo le nottate, le varie domande, Giussi deve cantare così e tutto quanto. Ci sono anche le telefonate private, quando una vita insomma ti riserva dei momenti brutti, allora arriva una telefonata e io me lo ritrovo sempre
dietro le mie spalle, con le mani così, pronto a prendermi e a mettermi all'impiedi. E per questo io ti dico grazie. Grazie a Dio di averti messo sulla mia strada. Lo sai quanto ti amo di bene. Allora, detto grazie. Questo, per concludere, perché poi iniziare il firmacopia, io voglio anche ringraziare fortemente e salutare la mia stessa persona, sia nel lato artistico che nel lato umano. Io ho scoperto di avere un altro fratello importante che si chiama Felice Torres, e gli facciamo un grande applauso, perché a prescindere che oggi cura il mio lato manageriale, il mio lato artistico, lui è la mia stessa persona, io lo dico sempre. Saluto Sara Finizio, che ha collaborato anche lei in questo progetto, che mi ha aiutato tantissimo come sempre, e grazie per il pensiero che ha avuto per me, bellissimo, stupendo. Voglio ringraziare ancora tutti i presenti. Adesso inizierà il firmacopie, quindi, come ha detto prima mio marito, nonché Peppe Di Donato, nonché mio produttore esecutore di questa bella Giusy Attanasio. E quando ha cazziato un raggio schiappato per volare, quindi grazie di tutto. Ho fatto solo quello che mi hanno insegnato, e io non ho fatto altro di trasmetterlo a lei. È stata dura, è dura sempre, ogni giorno, perché siamo due caratteri un po' opposti, però alla fine, insomma, non dico vince, perché qua non si vince, qua si fa musica, non si vince. Siamo tutti uguali, non esiste chi è più grande, chi è più piccolo. Gli artisti sono artisti, e per questo, insomma, vanno sempre omaggiati. Io voglio ringraziare a Felice, vabbè, è più di un fratello, a Giorgio. Voglio ringraziare una persona che sta qua in sala, che per me è più di un fratello. È colui che mi ha dato una mano nei momenti bui, nei momenti belli, e soprattutto una grandissima spinta, è il mio fratellone Biagio. Grazie, grazie, grazie per tutto. A distanza di anni io sto ancora qua a dirti grazie. Abbiamo condiviso tante cose insieme, tantissime cose. E poi voglio un abbraccio per tutti gli artisti che stanno qua. E io, vabbè, io a Luca già lo conoscevo, a Stefania siamo dello stesso quartiere. Io non faccio proprio a Luca. Ho conosciuto una persona, ci siamo sempre stimati e rispettati, ma negli ultimi tempi ho avuto modo di conoscerlo in modo più approfondito, e vi posso garantire che anche Luca lo è. Però ti ripeto, a te già ti conoscevo. A Carmine, marito di Nancy, ragazzo di poche parole, un ragazzo serio. Fa sempre battuto, sfottra tutte e tre. Non ballo mai, ma chi la vota che parla. Infatti, io sto facendo. Ragazzi, grazie a tutti, grazie a Teatro Troisi, grazie all'emittente TV Partenope, Angelo Mucciero, un bacio forte. Prima di chiudere salirà Renato De Carmine, sì, per chiudere il collegamento. Sì. Grazie a Leo Ferrucci. Grazie a tutti. E noi vi aspettiamo l'11 aprile. A Duchessa, grazie. Duchessa, la voce fuori campo. La voce fuori campo. E lui ci chiede di concludere proprio così, perché ha qualcosa da dirti. Prego. Ed eccoci qui. Siamo giunti alla fine. Luci, immagini, voci, occhi e mani. Siamo stati tutt'uno. Tutti abbracciati dalla stessa canzone chiamata musica. Tutta la nostra vitalità, tutta l'energia è rimasta con noi, circolando veloce ed efficace. Ci siamo respirati. È stato un piccolo viaggio, coraggioso, avvincente ed unico. Tu, una piccola donna, ci hai raccolti tutti, e noi abbiamo accettato il passaggio per questa tua nuova avventura. Ci siamo annusati, riconosciuti, amati e rispettati, emozionandoci e sostenendoci a vicenda. Giusy Attanasio 1.0, che tu possa aggiungere altri, ancora tantissimi zeri. Ti voglio bene, grazie amore mio, grazie. Mi concedi un attimo una cosa? Vai, vai. Voglio, ci sono due persone qua, Antonio Troella che... Dove stanno?
Wedding ad alto livello. Ciao. E poi c'è un'altra persona che io lo ringrazio, è un professionista, un grossissimo preparatore atletico, ed ho l'onore di averlo come mio personal trainer. Grazie Elpidio, ti voglio un mondo di bene. Grazie. Sei un grande. Ragazzi, grazie ancora, grazie a tutti. Grazie a Giuffi, Luciano. Attanasio. Grazie a te Ciro Sannino, che come sempre non deludi mai. Allora, Renato De Carmine può arrivare qui, così chiudiamo il collegamento con TV Partenope, dopodiché inizieremo il firmacopie. Penso di aver detto tutto, spero di non aver dimenticato nessuno, anche perché negli ultimi tempi sono diventata proprio zallanuta assaia. Renato. Grazie Giussi, facciamo un applauso perché veramente mi ha fatto piangere, devo dire la verità. Grazie a te, a Peppe, che diciamo veramente un number one, ti dico proprio nel vero senso della parola, facciamo un applauso. E questi grandi artisti che sono tutti amici, sono venuti qua proprio per onorarti, perché sei una bellissima donna. Poi mi è piaciuto questo connubio tra te e Nancy, perché anche Nancy è una bellissima persona, come te. Si parlava male, ma non era né Nancy e né tu. Pensa, era un'agenda, canzo pure. Io l'ho voluto fortemente questa unione. E poi c'è Stefania Lai, che io la amo, la voglio bene, scusami Luca, però è brava. Questo è. Quindi io voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno guardato da casa, ringraziamo ovviamente tutta la Campania, Avellino, Salerno, Benevento, Caserta e Napoli, tutta la Puglia, ringraziamo anche su streaming perché ci hanno chiamato molte persone dal Belgio, dalla Germania, siamo veramente onorati, grazie a te, grazie a tutte le persone che sono qui, grazie di cuore, chiudiamo il collegamento da Partenope TV, grazie Angelo Lucciero, grazie dal Teatro Truisi di Napoli. Ciao, ciao grazie! Ragazzi, grazie a tutti! A tutti. Bacia la mano, bacia.